Allora, buongiorno a tutti. Io farò una brevissima introduzione, ma non che serva una presentazione, diciamo, proprio per spiegarvi un pochino anche l'iniziativa, soprattutto per quelli che non partecipano solitamente alla classe di lettere normale. Allora, questo incontro è stato organizzato all'interno di una serie di incontri che appunto sono stati organizzati dagli studenti, in particolare di lettere moderne, e che hanno visto partecipare dei vari professori. E poi concludiamo appunto con questo incontro con Walter Siti, che ringrazio di essere venuto qui oggi e che quindi assolve un po' una duplice funzione, nel senso che naturalmente, dato anche i suoi lavori teorici, critici, ha preparato, diciamo, un percorso più ampio che stacca anche dalla sua produzione in senso stretto, ma poi è soprattutto qui in qualità di scrittore. E ricordo brevemente, appunto non sto a ricordare tutti gli interventi del professore, però in particolare è naturalmente l'autore della cosiddetta trilogia, cioè Scuola di nudo, Un dolore normale, Troppi paradisi, che è stata recentemente ristampata e anche rivista da Walter Siti nel novembre, mi pare, dell'anno scorso, e a cui che è uscita appunto per Rizzoli insieme a una postfazione che poi sarà forse anche oggetto di qualche riflessione teorica da parte nostra. E ricordiamo che naturalmente Resistere non serve a niente, che ha vinto il premio Strega nel 2013, e Exit Strategy, il suo ultimo romanzo. E poi ricordiamo anche l'insieme dei racconti della Magnifica Merce, di cui parleremo più in specifico domani, perché l'idea è di dividere questo incontro in due parti. Nella prima parte appunto tratteremo di più questioni di tipo teorico generale, e nella seconda parte ci riagganciamo parzialmente al corso che in questo momento si sta svolgendo alla scuola sul rapporto tra narrativa breve e narrativa lunga, tenuto dal professor Casadei, e quindi vedremo un po' di affrontare questa problematica anche all'interno della produzione di Siti. Niente, poi lui specificherà meglio. Io adesso lo ringrazio ancora e mi unisco a voi per sentire questa prima parte di lezione. Grazie. Va bene, grazie. Buonasera a tutti quanti. Io naturalmente parlo agli studenti, perché sono gli studenti che mi hanno invitato, e quindi non tenete conto di questi anziani che stanno nelle prime file, che sentiranno delle cose che forse hanno già sentito, che li annoiano, ma io parlo con voi. Mi piacerebbe, ci eravamo parlati anche prima con Anna, posso chiamarla Anna, sì? Nel senso che non vorrei farla troppo lunga io, anzi io pensavo fosse proprio una cosa a forma di seminario, cioè di quelle coi tavoloni, ma dice che forse c'era troppa gente e non si poteva fare, però io vorrei parlare io per la prima ora, ma la seconda ora invece mi piacerebbe che si discutesse, e che quindi foste voi a farmi delle domande, che si parlasse proprio così nel merito delle cose, senza troppi fronzoli e senza paure, tanto voglio dire qui siamo fuori ambito accademico e quindi si può parlare di tutto liberamente. Appunto oggi volevo fare un discorso un po' più generale, che con un titolo un po' pomposo l'abbiamo chiamato Raccontare per conoscere. E invece domani, io tra l'altro pensavo che ci sarebbe stato Alberto Casadei, che quindi si poteva discutere con lui di questa cosa della forma breve e forma lunga, invece poi lui è dovuto andare via per impegni pregressi, e lì invece, siccome non so niente di quel tema lì, diciamo in generale, quindi non ho riflessione teorica da fare su quello, sarò costretto a parlare di cose un po' più personali, cioè perché io non so scrivere racconti, e siccome me lo sono chiesto molte volte, magari da quello nasce anche qualche idea più generale del, diciamo, di quello che si richiederebbe per un racconto e perché mi trovo in difficoltà nel farlo. La cosa tra l'altro cade un po' a fagiolo, perché siccome Rizzoli vorrebbe raccogliere quelli che lui chiama i miei racconti, che sono più o meno una decina sparsi per riviste eccetera, e io non so neanche se sono racconti, è comunque materiale molto eterogeneo, e quindi insomma forse è un po' curioso vedere quali di quelli può essere chiamato un racconto oppure no, e perché. Quanto allora alla prima cosa, raccontare per conoscere, allora questo titolo che io mi sono rivogato varie volte, insomma in varie conferenze e cose, in realtà è nato
nella mia memoria da un discorso di Kundera, che credo fosse quello per il Nobel, quando a un certo punto lui, mi sembra, esordisce dicendo: c'è una coincidenza storica interessante tra Galilei, insomma, diciamo, la nascita della scienza nel 600 e il primo romanzo moderno, cioè Don Chisciotte. E quindi dice: in realtà sono due modi diversi di conoscere la realtà che cominciano a divergere in quel momento in un modo molto netto, perché appunto la scienza diventa sempre di più qualche cosa che ha bisogno di certezze, di ripetitività dei fenomeni, eccetera, eccetera, mentre la conoscenza del romanzo è invece una conoscenza, lui dice appunto, che si avvia per strade più varie, eccetera. Io poi su quello ho provato a pensarci un po' sopra ed ero arrivato a una formula che mi è capitato di usare qualche volta, che era: il romanzo è quella forma di conoscenza di ciò che non si può conoscere dividendo, perché effettivamente, diciamo, la scienza moderna necessita di isolare il fenomeno per poterlo studiare, no? Se voglio studiare la caduta dei gravi devo togliere l'aria, se voglio studiare dentro la testa di un tizio lo devo stendere su un lettino e dirgli non pensi a niente, eccetera, e quindi, diciamo, qualunque fenomeno ha bisogno di essere isolato dal contesto per poterlo studiare in purezza, diciamo così. Mentre se c'è una cosa caratteristica appunto della letteratura è che conosce tutti i fenomeni sovrapposti l'uno all'altro, di varie dimensioni, di varie lunghezze storiche, di varie nature, ma non si può staccare, diciamo, la campagna di Russia di Napoleone da quello che pensa Natasha, dai discorsi che fa Kutuzov quando è da solo, perfino da quello che pensano i cavalli. Cioè ci sono, come dire, tutta una serie di spessori che mentre leggiamo Guerra e Pace siamo obbligati a tenere insieme. Quindi partirei da lì, chiedendomi appunto che cosa significa poi in fondo la conoscenza di quello che non si può conoscere dividendo. E direi che sostanzialmente coincide con quello che si chiama, parlando appunto di pensieri quando stanno dentro un romanzo, il mettere in situazione, no? Cioè c'è differenza tra una teoria filosofica esposta da un filosofo, che quindi appunto cerca di isolarla e metterla per punti, cercando di renderla il più coerente possibile al suo interno, e dei pensieri filosofici che invece vengono da personaggi letterari. Sono nella Montagna Incantata, anzi Magica, perché sennò la Renata Coloni si incavola, di Thomas Mann, quando Nafta e Lecoq fanno dei discorsi tra di loro, parlano di cose filosofiche, però noi non possiamo evitare di dirci: lui dice questo perché si trova in quella situazione lì, no? Lui dice quell'altra cosa perché in realtà dietro c'è questa cosa. E quindi tutte le volte che dentro un romanzo appunto c'è qualcuno che fa delle teorie, noi li dobbiamo mettere in situazione, no? Quindi dobbiamo calcolare che quelle teorie non sono soltanto una teoria da condividere oppure no, ma sono anche un sintomo, e quindi dobbiamo valutare che cosa significa per quel personaggio in quel momento dire quelle cose. Comincio a fare un po' di esempi di cose mie perché mi muovo meglio, semplicemente. Mi ricordo che nel primo romanzo, appunto quello ambientato più o meno qui intorno, che si chiama Scuola di Nudo, una delle cose, insomma, che da un punto di vista teorico saltavano fuori di più, a partire, mi sembra, soprattutto dal terzo o quarto capitolo, era una specie di attacco contro lo specialismo, no? Perché era una cosa che colpiva, stando qui normale, no? Il fatto appunto che ciascuno diventasse specialista di una cosa, e quindi mi aveva colpito lo specialismo come difesa,
per cui c'era una frase che credo di poter citare quasi a memoria, in cui dicevo: se vuoi che una cosa non ti ferisca, diventa ne specialista. No? Se vuoi che questa cosa non ti ferisca più, diventa un esperto. Diventa un esperto. Qui abbiamo anche la persona che si ricorda la frase. Abbiamo la specialista che ci ha detto la cosa. In realtà, ripensandoci, riflettendoci adesso, insomma, con una distanza di ormai più di 20 anni, se noi vogliamo mettere in situazione quell'attacco appunto contro lo specialismo, chiedendoci quindi per il personaggio che si chiama Walter City che cosa significa in quel momento fare un attacco di questo tipo, certamente, per lui attaccare in quel modo lo specialismo significa difendere il suo contrario, cioè significa difendere un certo grado di indisciplina, un certo grado di anarchia intellettuale e anche direi di vaghezza, probabilmente derivanti per lui dal fatto di essere cresciuto un po' come una pianta selvatica, diciamo, per una specie di handicap sociale, cioè non è uno che sia nato in una famiglia dove c'erano i libri, dove c'erano le biblioteche, dove la mamma o il papà ti hanno potuto guidare dicendo: guarda, allora studia questo se vuoi studiare quello, però prima è meglio che studi quell'altro, eccetera eccetera, e quindi è uno che si ritrova in un mondo dove domina appunto lo specialismo, però venendo da una couche sociale dove quelle cose lì erano assolutamente lunari, dove non si sapeva cosa fossero, e quindi si sente ovviamente uno stato di inferiorità nei confronti di questo, e lo stato di inferiorità viene espresso come attacco. Questo vuol dire che se uno fa un passo indietro e riflette su quella cosa, io mentre la scrivevo 20 anni fa pensavo che scrivendo quella frase che Carmen ci ha citato, pensavo di avere ragione. Adesso penso che in realtà avevo sia ragione che torto, perché è vero che invece anche il contrario poi è una cosa che non va bene, cioè che ti porta poi, come dire, a non tirare mai le somme davvero di quello che pensi, no? Cioè a fare sempre un po' la mossa del cavallo e farsi trovare sempre da un'altra parte quando poi bisognerebbe arrivare a una resa dei conti. E quindi una cosa che credo sia importante per delineare qual è la forma di conoscenza tipica del romanzo, del raccontare appunto, è che in un romanzo nessuno ha mai veramente ragione, cioè è da questo punto di vista molto diverso da un saggio. Io che appunto venivo sostanzialmente da un lavoro di critico letterario prima, questa cosa me la sono dovuta ragionare per bene, perché se tu scrivi un saggio letterario, a un certo punto devi decidere tra i tuoi predecessori che hanno preso posizioni rispetto magari al tuo oggetto di studio, devi decidere chi ha torto e chi ha ragione, e se continui a dire che hanno ragione tutti, fai la figura di quello, come dire, che o vuole tenersi buono tutto il mondo e quindi non c'ha le palle, oppure è proprio confuso dentro la testa, no? Per cui l'equilibrio, il bilanciamento delle ragioni e dei torti passa per un difetto del saggio, mentre credo che nel romanzo sia effettivamente così, cioè che più un romanzo è riuscito e più è difficile decidere tra i vari personaggi e tra le posizioni che loro esprimono anche appunto nei confronti della visione del mondo, chi ha ragione e chi ha torto. Emma Bovary è effettivamente una cretina che si è montata la testa leggendo romanzi eccetera eccetera, e Charles, il marito, è un sant'uomo che cerca, come dire, di riportarla coi piedi per terra e le vuole tanto bene, lei non se ne rende conto, oppure Charles è uno con la mente troppo limitata, troppo chiusa, che la tiene in una specie di prigione squallidissima, piccolo borghese, e lei invece è una sognatrice, una versione femminile di Don Chisciotte, una che invece vorrebbe di più, vorrebbe orizzonti più vasti, eccetera, eccetera. In un certo senso tutte e due. E ovviamente, come dire, il romanzo sarebbe meno interessante se uno potesse fin dall'inizio dire o una cosa o l'altra.
è quello che poi per esempio ha, come dire, preso a laccio a Tolstoi quando ha provato a fare Anna Karenina, e anche lui voleva fare una cretina, appunto, no? Una che, siccome la corruzione dell'Europa occidentale era arrivata anche in Russia, appunto distrugge la famiglia, eccetera, eccetera. E se non che poi, come dire, Anna Karenina non è stata d'accordo, per cui chiaramente non è quello, no? Cioè, uno legge Anna Karenina e si commuove perché lei non è quella roba là. E quindi, come dire, una delle cose che la narrativa ci fa conoscere è proprio il relativismo delle verità. È molto difficile trovare dei narratori forti, diciamo, dei narratori, insomma, che resistono nel tempo, eccetera, eccetera, che abbiano la mania della verità. Hanno quasi tutti la mania della realtà, che non è la stessa cosa. Forse si potrebbe perfino dire, estremizzando forse un po', diciamo, facendo un po' un peccato, diciamo, appunto, di eccessivo relativismo o di scetticismo, che la vera cosa che si conosce con il meccanismo conoscitivo della narrativa è l'inconoscibilità del reale, no? Cioè il fatto che il reale ha talmente tanti spessori che non finisci mai di conoscerlo, che poi, appunto, questo si vede per esempio abbastanza bene nelle descrizioni, no? C'è, come dire, tutta uno sforzo della narrativa di almeno 2 o 3 secoli, da quando è cominciato il realismo, diciamo, grosso modo tra la fine del 600 e i primi del 700, a conoscere la realtà in strati sempre più minuziosi, no? Conoscere sempre dei pezzettini più piccoli, più dettagliati della realtà, fino ad arrivare a una specie di delirio, non so, mettiamo con il nouveau roman francese, eccetera, dove uno ci metteva 12 pagine per descrivere un angolo di scrivania, e puoi fare quella cosa lì, salvo che alla fine uno non gliene frega più niente dell'angolo di scrivania, e quindi, come dire, anche l'eccesso poi di descrizione comporta una specie di salto simbolico, per cui a quel punto è chiaro che se le cose diventano indefinitamente complicate è come se fossero semplici, perché non segui più la complicazione. Volevo, come dire, prenderlo da un lato che a me pare più interessante anche per una discussione eventualmente da fare dopo, cioè se è vero, diciamo, che il romanzo ti insegna il relativismo delle verità, allora credo che i romanzi forti sostanzialmente non possono essere romanzi impegnati. Cioè, credo che l'impegno in letteratura, quello che una volta, nei tempi quando ero giovane, si chiamava ancora engagement, e che poi invece è ricominciato negli anni 90, diciamo, come una specie di nuovo engagement recente, sia nella letteratura italiana, ma in generale direi nella letteratura occidentale, credo che sostanzialmente sia un errore di fondo, cioè che per necessità pratiche, cioè per urgenze di tipo politico, di tipo sociale, eccetera, quando il romanzo si piega a vedere tutta la verità da una parte e tutto il male dall'altra, perde la sua ragion d'essere, in qualche misura si indebolisce, diciamo così. E mi sembra, insomma, che effettivamente, se noi pensiamo a tutti i vari romanzi engagé che ci sono stati nel corso dell'Otto-Novecento, ce ne sono stati tantissimi, direi che quasi tutti hanno poi avuto una data di scadenza, cioè, come dire, sono quelli che muoiono più facilmente. E quelli che invece avevano un'aria engagée e non sono morti, vuol dire che in realtà sotto c'era del contravveleno che negava, diciamo, la tesi principale. E lì sarebbe carino poi nella fase della discussione tirare fuori degli esempi e discuterli, eccetera. Sono abbastanza sicuro di quello che è successo recentemente nella letteratura italiana, anche perché, appunto, sono stato poi preso di mezzo anche in alcune polemiche singole, insomma, diciamo così. E a me tutti quelli che mi dicono guarda che adesso star lì a vedere, per esempio, non so, gli aspetti un po' grotteschi o ridicoli dell'occupazione del Teatro Valle,
che pure ci sono, però non li puoi mettere in un romanzo perché fai oggettivamente il gioco della reazione, no? E siccome siamo in un momento in cui siamo tutti in trincea, questa cosa non si può fare, no? A me quella mi sembra effettivamente una censura un po' scema. Dopodiché è chiaro che uno l'esame di coscienza se lo fa e dice: ma tra tutte le cose grottesche che ci sono al mondo, perché a me mi colpisce quella del Teatro Valle? Non ci avrò allora qualcosa davvero contro la sinistra? Non sarà che invece nego una mia parte reazionaria forte che invece esiste e che potrei invece utilizzare meglio colpendo dei bersagli più grossi, eccetera eccetera? Quindi poi ognuno gli esami di coscienza se li fa, però è proprio, come dire, la poetica del dire: siccome siamo in trincea, certe cose sono oggettivamente da non mettere. Tutte le volte che sento il verbo oggettivamente mi prendono un po' i brividi lungo la schiena, perché è un verbo staliniano, è un avverbio staliniano sostanzialmente, insomma, no? Quelli che sono oggettivamente nemici del proletariato. Per cui, come dire, effettivamente una certa voga, che adesso mi sembra però stia un po' finendo, savianesca, insomma, in qualche modo, diciamo, cioè un bisogno di usare la letteratura come arma contundente, che c'è stata abbastanza negli anni scorsi e che garantisce anche spesso un certo successo commerciale, insomma, no? Perché garantisce tutta una serie di presenze nei media, eccetera eccetera, però ecco, mi sembra che in realtà tolga vita alla letteratura, gli dia un respiro un po' corto, diciamo così. Un altro lato di cui volevo un po' parlare, che ha a che fare un po' con questo ma non del tutto, è una cosa di cui invece ho parlato più a lungo in un librettino che è uscito da Nottetempo l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, dove facevo un po' di esempi di un'idea che io avevo di realismo, dove a un certo punto, come dire, cercavo di elaborare un'idea del raccontare la realtà come una continua negazione di stereotipi, no? Cioè ipotizzando che potesse essere vera una cosa di questo genere, cioè che ogni opera successiva che si presenta come realista fa sembrare stereotipa l'opera precedente, no? E che quindi tutte le volte ti coglie, diciamo così, di sorpresa, ti fa vedere la realtà a contropelo, da un punto di vista dal quale tu non te l'aspettavi, no? Il lato in ombra delle cose, insomma, no? Ti fa vedere, come dice una bellissima immagine Ernst Bloch, il dorso delle cose, no? E questa espressione di Bloch mi ha sempre fatto venire in mente una cosa che non so perché, fin da quando ho scritto Scuola di Nudo ci avevo in mente, che è una scena degli affreschi di Giotto della cosa superiore della chiesa superiore di Assisi, no? Dove ci sono le storie di San Francesco. In uno dei riquadri della parete c'è l'invenzione del presepio fatta appunto da San Francesco, e siccome questa invenzione del presepio avviene nella sacrestia della chiesa, in primo piano nell'affresco c'è la sacrestia dove appunto San Francesco sta installando questo suo primo presepio, ma la sacrestia è separata dalla navata principale della chiesa soltanto da un tramezzo che non arriva fino in cima, un tramezzo che sarà alto 2 metri, 2 metri e mezzo, per cui dal punto di vista del pittore si vede un pezzo di chiesa sopra il tramezzo, e c'è un crocifisso che ovviamente è stato messo lì per essere visto dalla chiesa, quindi così, e solo che noi lo vediamo da dietro, no? E quindi c'è questo crocifisso di cui si vede tutto l'impianto delle commessure del legno, si vedono le due corde che lo reggono, i chiodi che lo tengono insieme, eccetera. Allora, a me effettivamente mi è sempre sembrato che a fine 200 un pittore che dipinge un crocifisso visto da dietro è una roba da,
da pazzi, cioè mi sembra strano che i Ferati gliel'abbiano lasciato fare, perché voglio dire, si veniva dai pantocratori, quelli centralissimi che occupavano tutta l'abside, eccetera eccetera. Questo fa un Cristo da dietro, cioè che è una follia. In realtà quello per me è sempre stato un po' il simbolo del realismo, no? Cioè appunto la cosa sacra però la vedi da dietro, e quindi, come dire, ti dà un punto di vista che fino a quel momento non esiste. Questa cosa ho provato, insomma, a metterla nei miei libri tutte le volte che mi occupavo di cose, diciamo, per cui potevo presupporre che ci fosse una conoscenza abbastanza generalizzata. Non so, appunto, l'università in scuola di nudo, un certo modo di parlare degli universitari tra di loro non era così diffuso, e molti mi hanno detto: ma così scemi sono i professori quando parlano? Sì, così scemi, anche di più delle volte. E lo stesso, per esempio, quando in Troppi Paradisi parlo di televisione, no? Un certo cinismo che si dà abbastanza per scontato che esista in televisione, ma fino a quel punto no, diciamo, ecco. Cioè alcune storie che racconto in Troppi Paradisi, a parte che hanno fatto incazzare moltissimo naturalmente quelli della televisione, perché era come se andassi a mostrare degli altarini, no? Per cui quando poi anni dopo sono successe alcune cose di quelle lì che vanno poi in televisione, Striscia la Notizia, eccetera eccetera, per cui c'è stata tutta una polemica, per cui mi hanno telefonato dicendo: ma cosa ne pensa del fatto che nei talk show probabilmente quelli che raccontano la loro vita non sono delle persone vere ma sono degli attori? Gli ho detto: benvenuti nel club. Cioè, voglio dire, è una cosa che si sapeva appunto molti anni fa, e io sinceramente dentro al libro ce l'avevo già messa. Tutte le volte, devo dire, non tutte le volte, ma insomma spesso, ti aiuta molto a vedere appunto il dorso delle cose, ti aiuta molto il linguaggio. Cioè, se tu stai molto attento a quello che le persone dicono, da quello che dicono e da come lo dicono si ricava molto. E quindi bisogna sempre avere il registratore acceso in testa. Io mi ricordo in Un dolore normale, dove a un certo punto ci sono questi che devono trasportare un cuore per un trapianto, no? Lo portano in una sacca, e a un certo punto c'è proprio la scena del trapianto di cuore. Io sono andato effettivamente ad assistere a un trapianto di cuore lì all'Aquila, perché siccome ero direttore di dipartimento, c'erano i direttori dei dipartimenti di medicina che mi hanno aiutato a fare questa cosa leggermente illegale, per cui mi sono, come si dice, reso tutto asettico, insomma, eccetera eccetera, ho messo la mascherina e mi hanno messo in un posto dove non potevo dare fastidio, dove non disturbavo nessuno. Però lì sono stato soprattutto con le orecchie accese e sentivo delle cose che effettivamente, stando fuori e pensando a un trapianto di cuore, a me non mi sarebbero venute in mente, perché stando fuori o anche vedendo degli stereotipi in televisione, uno ha un'immagine molto drammatica del trapianto di cuore, no? E effettivamente fuori questo era accaduto, perché avevo conosciuto la figlia e il figlio di questo signore settantenne a cui stavano trapiantando in realtà gli dovevano mettere dei bypass e gli avevano messo il cuore, diciamo, in circolazione extracorporea, poi dopo l'avrebbero rimesso insieme, che chiaramente avevano quell'aria lì, cioè papà o vive o muore, quindi c'era veramente un clima di grande drammaticità fuori. Dentro ridevano come matti, cioè si raccontavano le barzellette, c'era un clima molto disteso, molta comicità, insomma, no? E qualcuno che si distraeva, e uno che diceva: ventila meno la bocca e ventila di più il paziente, cioè delle frasi, come dire, che io non mi sarei inventato se non fossi stato lì a vedere, perché uno non si aspetta, poi dopo pensandoci, beh sì, non è che loro possono vivere come un dramma tutte le operazioni che fanno, se no morirebbero, insomma, no? E quindi quando dicevano: boh, sto coso non riparte, sto coso era il paziente che stava lì, appunto, no?
Dice, senti, adesso lo mettiamo, durerà quello che durerà, ma sembravano degli elettrauto. E quindi appunto questa cosa per esempio mi ha molto colpito, perché era un modo di vedere l'operazione al cuore come io non avrei immaginato, no? Per cui, come dire, da questo punto di vista, una delle cose che la narrazione può fare per aiutare a conoscere la realtà è farti vedere le cose che tu sai già o che credi di sapere da un punto di vista inedito. E da questo punto di vista credo che sia molto interessante, per esempio, adesso tutto il fenomeno, diciamo così, della mondializzazione del romanzo, no? Mentre fino ai primi del Novecento i paesi non europei noi sostanzialmente li conoscevamo attraverso delle forme di esotismo, quindi erano gli scrittori occidentali che andavano lì e scrivevano dei romanzi dove raccontavano il diverso da noi. Poi piano piano invece il romanzo è diventata la forma principale anche degli scrittori di tutto il resto del mondo, quindi adesso ci sono scrittori africani, scrittori asiatici, sudamericani, eccetera, che raccontano con lo stesso strumento il mondo dal loro punto di vista. E questo ha creato effettivamente, non è un caso che c'è stata questa enorme moda degli scrittori appunto non europei, per un po' di anni e forse ancora adesso dura nel romanzo, perché loro hanno una grande forza, cioè ti fanno vedere le cose che tu per secoli hai conosciuto soltanto in un modo esotistico, te le fanno vedere dal loro punto di vista, che ne sanno molto di più. E quindi effettivamente tu vedi, non so, il Centro Africa o l'Afghanistan, eccetera, però con un occhio che non è affatto esotistico, certe volte lo è, perché naturalmente essendo una forma riportata, come dire, poi anche loro tendono a imitare a loro volta chi li ha colonizzati, però non sempre, e quindi capita effettivamente di vedere degli sguardi su un mondo che tu credevi di conoscere e che invece ti dà immediatamente uno shock, una botta appunto conoscitiva, per l'appunto. E quindi, come dire, sono molto interessato all'ampliamento della geografia nel romanzo. Sono, non so perché, invece molto sospettoso nei confronti dell'ampliamento della storia, cioè il romanzo come conoscenza di fatti già accaduti, che pure è una forma di conoscenza, insomma, no? E quindi quello che si chiama il romanzo storico. Che pure invece adesso gode di molta fortuna editoriale, eccetera, perché ho l'impressione, non so se sempre, anche di questo si potrà poi discutere dopo, insomma, nell'ora di discussione, con esempi, però ho come l'impressione che il romanziere storico quasi sempre si appoggi su degli stereotipi. Cioè che effettivamente, dovendo andare a raccontare, che ne so, la Francia nel 300, cosa fanno? Si documentano e quindi leggono delle cose di storia, sì, adesso c'è la microstoria, per cui insomma puoi andare anche abbastanza in fondo nel particolare, eccetera. Però poi li leggi e spesso è come se loro facessero dei quadri storici, e quindi se fanno i quadri storici, beh, insomma, mi interessa meno, no? Faccio un esempio adesso di un libro che è uscito adesso e che concorrerà a questo Strega, mi dispiace che non c'è Marco, ma poi anche con lui ne abbiamo parlato, Sant'Agata, romanzo storico su Dante, no? Che è uscito adesso, Come donna innamorata, esperimento secondo me interessantissimo di critica letteraria tradotta in termini narrativi, quindi da questo punto di vista davvero ti fa conoscere qualcosa, ma ti fa conoscere qualcosa proprio nel momento in cui fa un'ipotesi critica. Il personaggio di Matelda alla fine del Purgatorio è una resa dei conti che Dante fa con la sua amicizia per Cavalcanti, è una specie di scusa che Dante fa a Cavalcanti, di cui che invece ha mandato in esilio in un modo piuttosto brutale, e si sente in colpa per questo.
cosa che probabilmente in una semplice nota della Divina Commedia uno non riuscirebbe a dimostrare, ma che invece attraverso la narrazione viene effettivamente in modo molto convincente dimostrata. Quindi da questo punto di vista, appunto, come dicevo prima, come teoria messa in situazione funziona perfettamente. Le volte invece che prova a descrivere Dante che va a qualche convito fiorentino sembra di leggere la Bellonci. Cioè ci sono appunto i liuti, quelli che suonano, la gente con la calzamaglia, non ci credo neanche se li vedo, ci credo che erano così, no? Erano così nei romanzi della Bellonci e nei quadri dell'Ottocento. Quindi, come dire, uno dei rischi che io vedo nel romanzo storico è proprio di rifugiarsi nello stereotipo nei momenti morti, cioè quando uno evidentemente perde, ed è inevitabile che perda tensione nel racconto, poi però c'ha sempre quella roba lì, no? E quindi diventano spesso degli ibridi che di fatto non ti danno una vera conoscenza, ma ti danno una pseudo conoscenza delle cose. Cioè magari c'è appunto anche lì un quaderno demonstrandum, una tesi, e in quello può anche essere interessante, non so, il San Francesco della Cavani, mettiamo, no? San Francesco come rivoluzionario, come uno appunto che si può collegare alla modernità in quanto ribelle, eccetera, eccetera. Ok, un po' stantia già come tesi al momento della Cavani, però va bene. Però poi uno vede Mickey Rourke che si spoglia e si rotola nudo sulla neve e uno dice: ma tutte quelle proteine dove se le è prese? Perché nel 200 un fisico così, ma nemmeno se l'ammazzi riesce a metterlo insieme, quelle spalle, ma dove mai? Cioè le bistecche, non è possibile, no? E allora non gli credi al corpo di Francesco, e se non credi al corpo di Francesco, poi dopo, cavolo, anche credere alle sue idee, alle sue parole diventa difficile, proprio perché la narrazione c'ha quella cosa lì che devi mettere insieme tutto, no? Cioè che da un certo corpo possono venire certe parole e non certe altre. Non è che, come dire, che a un certo punto Natascia può parlare come un camionista, non funziona, insomma, no? E quindi, come dire, a parte che io non sarei mai capace di farne uno, non so proprio come si azzardano a farli, però appunto credo che nel romanzo storico questo discorso della conoscenza sia molto complicato. Ed è curioso perché invece se parli con persone semplici, di quelle che leggono pochi libri l'anno, molti di loro ti dicono: io leggo soprattutto romanzi dove si parla di storia perché almeno imparo qualcosa. Quindi, come dire, l'unico elemento che sembrerebbe andare verso la conoscenza in un mondo dove invece ormai è dato per scontato che il romanzo è un genere di intrattenimento è proprio il romanzo storico. E quindi, come dire, anche su quello varrebbe poi forse la pena di fare qualche riflessione. Un'ultima, forse penultima cosa, che la sto facendo un po' lunga, vabbè, adesso. No, volevo ritornare un attimo sulla televisione, perché poi ho riflettuto che ci sono due modi in realtà che il romanzo ha di far conoscere le cose. Per esempio, quando in Troppi Paradisi prova a raccontare quello che succede dentro la testa delle persone che guardano la televisione, no? A un certo punto dico: c'è una specie di scambio al ribasso tra quello che uno vede in televisione, che è appunto una realtà ma già televisionata, quindi già smussata di tutte le punte che possono dare fastidio, eccetera. E c'è tutta una serie di esempi di televisionatura, no? E tra l'altro è un verbo usato realmente da chi fa televisione, cioè prendiamo questa cosa e la televisioniamo. E poi naturalmente, siccome la televisione diventa modello di comportamento, le persone che hanno già visto una realtà depotenziata si comportano in modo depotenziato e diventano loro stessi modelli di un ulteriore depotenziamento. E quindi c'è questo effetto di progressiva diminuzione, diciamo, di tasso di realtà, perché lentamente appunto quello che era invece un minimo di, come dire, autenticità creaturale, chiamatela come volete, diventa sempre di più immagine stereotipa, no? Però poi
In realtà, ripensando un attimo, questa è una teoria di cui personalmente resto abbastanza convinto, anche se non so se è applicabile a tutta la televisione, adesso forse no, perché la televisione è in una fase di enormi mutamenti, però insomma, diciamo, per la televisione generalista ne resto abbastanza convinto, però appunto anche lì bisognerebbe metterla in situazione. Mettendola in situazione, uno cerca anche di vedere invece l'effetto che questa cosa ha su chi la fa, la televisione, non soltanto su chi la guarda. Allora, su chi la fa, non tutti sono stupidi, molti si rendono conto che stanno facendo delle ciofeche. Tant'è vero appunto che circolano battute famose, no, su questo, la televisione è come la merda, è necessario farla ma non c'è bisogno di guardarla, eccetera, eccetera. Però succede poi questo, che se una persona, e in Tropi Paradisi nel personaggio che si chiama Sergio, questa cosa succede molto chiaramente nel tempo, cioè piano piano vedendo il suo percorso, diciamo così, se uno non è stupido, ma anche non è troppo masochista, non può continuare per anni e anni a dire io faccio della merda e basta. A un certo punto si deve convincere che quello che fa c'ha un minimo valore, perché se no, come dire, o si licenzia o si deprime. E allora lentamente si merdificano, cioè a forza di produrre merda si convincono che non è poi proprio così merda, insomma, no? Cioè che in fondo un certo odorino buono può anche venire fuori, insomma, eccetera. E quindi c'è una trasformazione di persone che partono con degli ideali e che arrivano in un modo tutto diverso. E allora anche lì direi che un romanzo può conoscere la realtà o con le teorie messe in situazione o con gli sviluppi. Cioè il tempo nel romanzo anche fa conoscere le cose, cioè anche senza fare le teorie, però se noi vediamo come il tempo modifica le persone, Proust in questo ovviamente è il grande maestro, però vedi, conosci quali sono le forze che trasformano le persone, no? E quindi, come dire, ti fa conoscere le cose non mettendoci il cartellino del prezzo, tanto per usare una sua frase, ma semplicemente raccontandoti come le persone cambiano nel corso del tempo. E quindi appunto la trama, l'intreccio, non è soltanto un espediente necessario per infilare tutta una collana di belle frasi o di belle teorie, ma diventa, come dire, il modo stesso di conoscere. Le percezioni più forti, più violente che il romanzo ha dato sulla realtà mentre la teoria, come dire, non c'era ancora arrivata, penso alle pagine di Engels famose su Balzac, no? Cioè Balzac aveva capito il Capitale già prima che Marx lo analizzasse, no? Quelle percezioni così forti tu difficilmente le ottieni facendo teorie. In genere quando Balzac fa le teorie fa un po' ridere, diciamo così. Però invece se tu cominci a vedere i personaggi, quello che fanno e soprattutto appunto come la grana si trasferisce da un personaggio all'altro e come pian piano modifica tutti quelli che tocca, beh, allora effettivamente a quel punto impari a conoscere qualche cosa proprio della grana e non più soltanto dei personaggi, no? Per cui i narratori più bravi, insomma i narratori forti, non ti insegnano le cose, non ti fanno conoscere le cose soltanto parlandoti di quelle cose, ma organizzando la struttura del romanzo in modo tale che tu, arrivato alla fine del romanzo, anche senza pensarci davvero, cioè in modo subliminale, però alcune cose le hai capite da come il romanzo stesso si è organizzato e si è svolto. E qui volevo fare un ultimo discorso, appunto parlando di questa cosa della trama, dell'intreccio, perché ovviamente la trama e l'intreccio sono per eccellenza invece degli strumenti di intrattenimento, no? Cioè una bella trama uno la segue perché dice passo due ore, no? Passo due ore contento invece di star stravaccato sul divano, mi leggo un bel giallo che ha appunto una trama avvincente, no?
E allora forse varrebbe la pena un attimo anche per me, voglio dire, di riflettere un momento su questa cosa dell'intrattenimento, perché finora io ho sempre fatto la persona seria che diceva no, il romanzo non è un genere di intrattenimento, ma è appunto da intendere come una forma di conoscenza diversa, eccetera. Continuo a crederlo. Però forse, come dire, è un po' troppo tranchant dire i romanzi di intrattenimento sono letteratura minore, perché non è sempre così, intanto perché poi ci sono delle sorprese, ci sono dei romanzi che nascono come romanzi di intrattenimento, vengono percepiti come tali dal pubblico contemporaneo e poi invece ti accorgi che resistono a 3 secoli e sono meglio di alcuni romanzi seriosi che sono stati fatti nello stesso periodo, eccetera, eccetera. Io darei un braccio per aver scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, voglio dire, solo che non sono capace, però voglio dire, è ovvio che non è un romanzo di intrattenimento, ecco. Anche se è stato pubblicato a puntate, è del tutto ovvio che Pinocchio non è un romanzo di intrattenimento, ecco. Quindi, come dire, da questo punto di vista ci sono anche delle sorprese, però poi forse vale la pena un attimo di riflettere anche proprio sulla cosa dell'intrattenimento. Intrattenimento cosa vuol dire? Vuol dire divertimento, no? Allora, effettivamente, che nel romanzo ci sia una dose di piacere, io credo che sia abbastanza inevitabile ammetterlo, insomma, no? Io mi ci incazzo e cercavo sempre di teorizzare il contrario, eccetera, perché non ho voglia di intrattenere nessuno. Perché chi intrattiene la gente sono dei buffoni, e siccome a me non mi va di fare la parte del buffone, allora dico no, io faccio una cosa per conoscere, eccetera. Però, a parte che il buffone è un mestiere degno, però mi chiedo, non so, per esempio, l'esibizionismo è una forma di intrattenimento? Forse sì, no? Forse, come dire, presentare se stessi come essere bizzarro è già un modo di truccarsi per intrattenere le persone, no? Cioè, ti faccio vedere il cammello, no? non il solito cavallo, la solita mucca, eccetera, no? Ti faccio vedere una cosa che tu non ti aspetti. E in fondo, come dire, il piacere preliminare è previsto sempre, no? Anche quando devi imparare le cose. Nel grande dibattito che c'è sempre stato intorno alla narrazione, diciamo, tra narrazione che insegna e narrazione che dà piacere, diciamo, tra Aristotele e i sensisti settecenteschi, per intenderci, la mediazione è sempre stata quella di Tasso, insomma, no? Cioè il piacere preliminare dello zucchero, così tanto poi ti bevi la medicina. Quindi evidentemente un certo tasso, diciamo così, di piacere è previsto che la narrazione lo dia. E credo che effettivamente sia sbagliato tirarsene indietro, cioè dire io non voglio dare piacere al mio lettore, perché non avrebbe molto senso, cioè se tu il lettore non lo attrai, poi dopo non gli fai neanche conoscere le cose che gli vuoi far conoscere, perché semplicemente chiude il libro. E allora, come dire, ho anche un po' riflettuto sulle mie forme di intrattenimento, cioè che cosa ho messo di intrattenente dentro ai libri per renderli seduttivi. Una cosa certamente è la stranezza, cioè credo che un po' in tutti i miei libri ci sia l'elogio della stranezza, no? Cioè sempre il particolare inaspettato, la cosa che ti colpisce, la cosa anche un po' che ti fa ridere perché appunto è curiosa, la frase che arriva di traverso e che ti sposta immediatamente l'asse, diciamo così, di ragionamento. E se mi chiedo che cosa mi attira della stranezza, giro subito la domanda nel suo contrario, cioè che cosa mi respinge della normalità. E lì credo, insomma, si aprirebbe un discorso grosso, però è chiaro che in realtà io poi nel fondo, più che rifiutare la stereotipia, che in fondo è una cosa su cui tutti più o meno sono d'accordo, mi sono accorto che ho sempre rifiutato la durata. Anche nel mio modo di raccontare, nonostante che spesso abbia scritto dei romanzi lunghi, però difficilmente riesco a fare quello che si chiama il piano sequenza,
cioè una scena che dura molto a lungo nel tempo. In genere sono scene singole, spezzate, tutte orientate sul presente, che però poi insieme col montaggio danno anche il senso del passaggio del tempo, ma è come se mi tirassi indietro rispetto alla durata. E questa è una cosa che poi, come dire, ho sentito comune con Pasolini, che invece la teorizzava esplicitamente. Cioè, nei miei film non c'è mai un piano sequenza, ma sono sempre campo e controcampo, eccetera, no? Probabilmente perché effettivamente tutti e due abbiamo dei conti da fare con la normalità e con la durata, perché la durata ti dà l'impressione che ci sia un mondo compatto, un mondo intero, diciamo così, da cui tu sei fuori. E questa non è una bella sensazione, no? Cioè il sentirsi esclusi è una cosa che non fa mai piacere. Ecco. E quindi il vero punto su cui mi sto un po' rompendo le corna adesso è, da una parte, provare a familiarizzarmi con la durata. Credo che significhi familiarizzarsi con la morte, dal mio punto di vista, che forse da vecchio è più facile. Il libro che sto scrivendo adesso è un libro che ha per protagonista un prete che ha la fede, cosa abbastanza rara per i preti, ma qualcuno c'è, un prete che ha la fede e che crede nella resurrezione, nella resurrezione proprio paolina, quindi non nell'immortalità dell'anima, perché in San Paolo non si parla di immortalità dell'anima. Quando uno muore, muore tutto, solo che dopo risorge, appunto. Credere nella resurrezione in realtà significa credere davvero nella morte e non rimuoverla, appunto, come di solito si fa. E quindi forse è per quello che se uno prova a vedere un po' da fuori, mi rifacevo appunto alla postfazione alla trilogia di cui parlava prima la Borgarello, e volevo finire adesso con questo, sì, ce l'ho fatta in un'ora. Guardando quindi con un minimo di distacco adesso, provando a fare un po' un bilancio delle cose che ho scritto negli ultimi, appunto, cosa sono stati 25 anni, è come se lentamente fossi partito da qualche cosa che si sforzava di essere il meno romanzo possibile, e quindi appunto da un romanzo che scappava dalla forma romanzo in vari modi, diventando saggio, diventando pezzo giornalistico, diventando dialogo teatrale, eccetera, eccetera, e lentamente, mentre invece sembra che tutti gli altri vadano in direzione opposta, perché adesso i giovani dicono che il romanzo non si usa più, che è una roba da vecchi barbosi, che ormai si fanno le cose sui blog, che, come dire, bisogna reinventare un modo di raccontare più agile, dove appunto non ci sia più il romanzo ben fatto di stampo ottocentesco, eccetera, eccetera. Forse hanno ragione, però invece io per bisogno mio, diciamo così, di tirare i fili, sto invece ritornando sempre di più al romanzo ben fatto, al romanzo ottocentesco. Questo ultimo che sto facendo adesso non avrà quasi niente, diciamo, di autobiografico, quasi, perché se non ce la faccio proprio del tutto, ma di fatto sarà proprio un romanzo con un protagonista in terza persona, che non ha niente a che fare con me, tranne il solito meccanismo di delega, naturalmente, cioè lascio fare a lui delle cose che io non sarei capace di fare. Però è come se mi fosse venuto meno il bisogno di stranezza, non so come dire. O se volete, come se dovessi buttarla tutta in una volta sola, perché certo, come dire, credere nella resurrezione è abbastanza strano. Mi colpivano molto le pagine iniziali, non so se l'avete già letto, ma vale la pena di leggerlo, questo Le Royaume di Carrère, che è uscito adesso,
e che è appunto la storia dell'affermarsi del cristianesimo a Corinto seguendo San Paolo, seguendo Paolo, diciamo, che non era santo, visto come una storia di revenant, no? Appunto di questi che si nascondono, eccetera, dicendo che c'è uno che è venuto fuori dalla morte e che cambierà la sorte del mondo, insomma, eccetera. E lui, prima di raccontare questa cosa, siccome lui mescola sempre il presente e il passato, c'è tutta una serie di cose invece su di sé e appunto sul periodo in cui lui è stato credente e sulla stranezza che c'è nel credere in cose assurde. E quindi appunto è come se la stranezza l'avessi buttata tutta su questa cosa qua, che è la cosa di fondo, che è una cosa che poi mi ha colpito sempre quando ho scritto romanzi, insomma, no? Che forse per quello mi ha spinto a scrivere romanzi e non restare invece a fare il mio mestiere, che ci stavo tanto tranquillo, cioè che forse vivere e basta è troppo poco. E allora, se è così, anche soltanto analizzare con molta scientificità e con molto acume quello che è già stato fatto è poco, perché appunto quello fa parte del vivere, essere seri, essere come dire, precisi, esatti, essere bravi padri, bravi figli, eccetera, eccetera, fa parte del vivere, avere opinioni giuste come cittadino fa parte del vivere, e dopodiché però c'è questa sensazione che sia troppo poco. E allora lì probabilmente partono delle tangenti, una certamente è la fede, l'altra forse è la letteratura. Basta, ho parlato un'ora, adesso magari parliamo un po' insieme. Grazie. Venga qui, così mi aiuta adesso nella seconda parte. Facciamo passare. Sì, allora qua c'è un microfono, se riesco a accendere. Pronto? No. Non so, sì, funziona. Niente, io direi che possiamo partire con delle domande, quindi io faccio girare il microfono e non lo so, fatevi vedere se volete fare delle domande. Adesso i vecchi se ne sono andati, quindi siamo anche più liberi. Sia su quello che ho detto che su quello che non ho detto. Cioè. L'attimo di panico inizia. Sì, ma quello è normale, c'è un signore lì che ha alzato la mano. Okay. Niente, per avviare un pochino, diciamo, dare qualche minimo spunto su quello che ha detto, che è sempre molto interessante. Due piccole notazioni, diciamo, su una sulla vocazione un po' seriosa. Posso usare questa penna? Una sulla vocazione un po', diciamo, seriosa che lei ha detto che sente nei suoi romanzi e cerca di contrastare. Beh, quello in effetti, diciamo, cioè effettivamente anche nella letteratura cosiddetta alta, anzi la più alta che riusciamo a immaginare, c'è un'ambiguità di fondo che è propria del comico più che del tragico. Lei aveva scritto una volta, sono d'accordo, La Recherche è un libro che fa ridere molto, insomma è un libro molto divertente proprio per le sue ambiguità, i suoi mascheramenti, in questo senso anche l'autofinzione è un meccanismo, diciamo, sadico ma soprattutto ironico e in qualche modo anche di grande comicità. Anche un dolore normale, che è il libro un po' più elegiaco, ma cioè, la trovata del cuore è una trovata prettamente comica. La trovata? Prettamente comica. No, quale trovata? Quella del cuore trasportato nella borsa frigorifera. Sì. Sì. E da questo punto di vista, forse in effetti gli ultimi romanzi vanno in una direzione più seriosa. Anche perché prende per il culo la Susanna Tamaro, cioè vai dove ti porta il cuore. Anche, sì.
Ecco, è un po' Dante, certo, prendere per il sedere l'Atamaro e Dante. Un po'. E invece mi sembra che gli ultimi vadano in una direzione paradossalmente più seria, sia quando si cerca appunto un romanzo più confezionato, più ottocentesco fra mille virgolette, come Resistere non serve a niente, dove proprio questo spostare l'attenzione da sé a un personaggio, diciamo, in chiaroscuro, fatto tridimensionale, attenua il profilo comico. Sugli altri non si può scherzare, la realtà in sé ha un grado di serietà che io non posso parodizzare come se stessi guardando me stesso. E poi un'altra cosa, non la tiro troppo in lungo, scusate, un attimo che me la devo ricordare. Anzi, ecco, il romanzo come il luogo... L'Alzheimer non viene solo ai vecchi. No, il romanzo come il luogo della finzione, no? Come il luogo del relativismo. Sì. In questo mi sembra che ci sia anche un po' la sua genesi di romanziere come poeta mancato, in qualche modo. La poesia, come hanno detto in tanti, ed è un po' un luogo comune con più di un fondo di verità, come il luogo della verità, del linguaggio matematico, dove non puoi barare, perché non puoi barare quando ti affidi a un metro, ti affidi a una voce lirica molto forte, molto pronunciata. In questo senso si spiegherebbe anche la sua resistenza al racconto, perché racconto e poesia lirica, per il loro grado di intensità e per la loro dinamicità, per cui spesso c'è un meccanismo dove c'è una rivelazione o un passaggio chiave e poi si finisce, in questo senso il romanzo sta da una parte e poesia e racconto stanno dall'altra, però non so anche cosa ne pensano gli altri. Mm-hmm. Sì, siccome sono due domande robuste, preferirei rispondere subito, se no poi mi dimentico e poi magari rispondiamo ad altre cose. Perché sì, sono due aspetti, tutte e due piuttosto seri, su cui un po' ho riflettuto e un po' no. Allora, mi colpisce, non ci avevo mai pensato sinceramente, cioè mi colpisce questo fatto che abbandonando l'autofiction è come se uno abbandonasse un po', diciamo, anche il carnevalesco, se ho capito bene, insomma, no, l'aspetto parodico delle cose, e quindi in un certo senso prendesse il mondo un po' più sul serio. E se è così, credo che effettivamente questo corrisponde al mio percorso. Corrisponde al mio percorso se non altro per un motivo. Sto parlando in termini abbastanza squalidamente psicologici, non so se poi c'è un collegamento anche più formale, però in termini squalidamente psicologici, come dire, uno usa l'ironia, il sarcasmo e la parodia quando si sente troppo inferiore per combattere ad armi pari, no? È abbastanza tipico in questo senso di una certa cultura omosessuale che ha fatto della parodia, appunto del camp, di tutte queste cose, un'arma forte, perché appunto tu ti tiri fuori. Il mondo è lì con tutte le sue come dire, pose, e è abbastanza facile prendere per il culo queste pose, no? Quindi può essere che effettivamente finché avevo da mostrare questa specie di essere un po' imbranato, un po' serio, un po' appunto con delle passioni che persino gli omosessuali consideravano curiose, insomma, no? Forse è meglio che ti fai vedere da uno bravo, eccetera, allora la parodia era una risorsa, mentre pian piano, come dire, essendo rientrato nel gruppo, quell'arma lì mi è venuta meno, e quindi, come dire, l'uso dello strumento, appunto, della comicità, sento anch'io che effettivamente in questo momento un po' mi manca, lo cerco in alcuni personaggi, nel personaggio di Resistere non serve a niente non ce l'ho fatta, perché è un personaggio forse troppo costruito, appunto. Mi sembra che invece mi è venuto abbastanza nel personaggio finale di Exit Strategy, cioè il personaggio del gerontofilo. Secondo me è piuttosto divertente, cioè dice lui cose invece piuttosto divertenti, che quindi non sono un'ironia che io devo fare su me stesso, su quello che sono, ma
che trovo negli altri, che trovo nei personaggi, no? Non so, quando lui dice alle 5 si scopa chi c'è c'è, è un modo, diciamo così, di presentare il futuro incontro sessuale abbastanza buffo, ecco. Quindi sto cercando queste cose negli altri e mi fa piacere che mi ci abbia fatto pensare, perché in questa cosa che sto cominciando a scrivere adesso credo che sarà molto difficile trovare questa dimensione, perché si ha a che fare con dei bambini, si ha a che fare con la religione, e, insomma, è un po' difficile. Mi rifiuto del tutto di sfruttare il lato comico dei bambini, perché mi sembra una di quelle cose che proprio che dovrebbero andare all'inferno quelli che lo fanno. Questa cosa che fa Ballarò adesso, che fa Floris alla 7 all'inizio, dei bambini che danno delle opinioni sulla politica eccetera, è una cosa che non sono veramente in grado di guardare, cioè mi fa un male fisico, devo assolutamente cambiare canale perché non ce la faccio, perché apparentemente sembra una cosa bella, di sinistra, l'ingenuità dei bambini che con occhio straniante eccetera, in realtà li prendono brutalmente per il culo e fanno dello spirito sulla loro ignoranza, la trovo una cosa di una crudeltà infinita, per cui proprio non sono capace, per cui i bambini no, sono troppo seri per potersi permettere di fare comicità con loro, su di loro. Io speriamo che me la cavo, è proprio una roba che io non sono capace di neanche di avvicinarmi, diciamo. E quindi lì sarà un problema, perché con un personaggio alla Bernanò, diciamo così, o alla Graham Greene, o come il prete di Graham Greene, è un po' difficile vedere quel lato lì. Però insomma mi fa piacere che mi ci abbia fatto pensare, perché in effetti lo sento come un problema vero in questo passaggio dall'autofiction appunto a altri modi di scrivere. Quanto poi invece alla cosa seconda, è vero che la poesia è per eccellenza, diciamo così, il luogo del discorso verticale, insomma, no? La mensonge romantique e la vérité romanesque credo che sia vero, per cui, tu hai un rapporto, il poeta, insomma, ha un rapporto con una verità superiore, mentre il prosatore è uno che tira la carretta e cerca di raccattare un po' di verità qua e là. Ed è giusto il collegamento appunto con, non direi con tutti i racconti, ma con un certo tipo di racconti, insomma, no? Cioè racconti, non so, i racconti di Chekhov molte volte sono così, eccetera. Non so se sia vero per tutti, ma insomma effettivamente per molti lo è. C'è anche però il fatto che il poeta lirico non sa quello che dice, no? Lo confessano loro stessi, cioè loro sono parlati, no? E quindi loro, come dire, trascrivono qualche cosa che gli viene da fuori, no? Lo dicono in vari modi, quello che gli ditta dentro, come dice appunto Calvino in una delle lezioni americane, qui piove dentro l'alta fantasia, ci insegna che la fantasia è un posto dove ci piove dentro, no? Oppure altre forme più moderne, insomma, no? Mandelstam che dice quando scrivo le poesie capisco quello che dico, ma se le leggo il giorno dopo non ci capisco più niente, no? O la Rosselli che diceva certe volte mi capita in una notte di scrivere 6 o 7 poesie e la mattina tengo quelle che non capisco, no? Quindi effettivamente questo elemento, diciamo, di irresponsabilità nel poeta lirico c'è ed è ammessa da loro stessi. Questa è una poesia che ho sognato e trascritto da una lingua inesistente, dice Montale di Iride, no? E allora mi chiedo se però irresponsabilità e verità possono andare insieme, perché o forse non possono che andare insieme se ammettiamo che la verità sia superiore, se ammettiamo che invece la verità è una cosa sociale e umana che si ricava da una somma di tante verità settoriali per arrivare a una verità più grande, allora i poeti sono i meno qualificati a dirla, perché appunto in un certo senso sono loro stessi spogliati della possibilità di giudicare.
E forse effettivamente, come dire, è per questo che la poesia, in un certo senso, la lirica, c'ha uno statuto anche dal punto di vista, diciamo così, del campo, no? Della letteratura, c'ha uno statuto un po' sbilenco. Cioè, in genere ai narratori si chiede ragione di quello che scrivono nei loro romanzi, no? Quasi mai ai poeti. Cioè, in fondo, le stesse cose, altrettanto illegali, diciamo, no? Se dette da un lirico, nessuno gli fa un processo, se dette dal narratore, spesso te lo fanno. Quindi, evidentemente, è come se ci fosse anche lì una specie di differenza di trattamento, come se in qualche modo la società riconoscesse una irresponsabilità, diciamo così, del poeta. Che forse è anche una ragione però per cui mi viene in mente adesso la poesia è così in crisi adesso. E il tentativo sempre più spazio via sul sociale della poesia? Sì, sì. Senza nessun discorso. Sì, sì. Perché ho l'impressione che, anche se non sembra, perché è tutta una roba di libertarismo, e la casa di vetro, intercettateci tutti, e lo streaming e le cose, eccetera, però invece ho l'impressione che il controllo sociale sulla letteratura stia diventando sempre più forte, non sempre più debole, per cui sì. Altre domande? Ha detto che diciamo, al contrario, cioè evita le scene, per così dire, lunghe, perché è convinto che contribuiscano anche meno all'immedesimazione del lettore, se ho ben capito. Però forse no, la lettura. No, veramente no. Ah, scusi, allora avevo semplicemente capito male, perché la mia esperienza di lettore era proprio il contrario, che invece il cambio, per esempio, di scena molto frequente mi risvegliasse dall'immedesimazione, ne diminuisse l'effetto. No, infatti no, era quello che dicevo, no, non mi sono spiegato bene. No, dicevo che io non sono capace spesso di fare delle scene lunghe e tipo piano sequenza, perché ho un problema con la durata della vita, diciamo così, o con la durata della realtà, per cui tendo a prenderla per flash isolati, che poi messi insieme danno senso, mentre il racconto che senza interruzione ti porta da un punto a un altro, raccontandoti tutto quello che succede in mezzo, appunto io non riesco a farlo, però sono d'accordo con lei, perché sento che questo è per me una difficoltà nel fare poi identificare il lettore con i miei personaggi, che fa il paio con la stranezza. Cioè è chiaro che, come dire, la stranezza può essere un dato positivo, perché appunto presenti, come nel circo, venghino signori e poi gli presenti l'animale strano, però con l'animale strano è difficile identificarsi, e quindi c'è sempre stato un problema di identificazione per chi legge i miei libri. Molti me l'hanno detto, soprattutto devo dire molti maschi eterosessuali, che dicono: c'è tutta una serie di scene che proprio a me mi viene male allo stomaco, non riesco a leggere le cose, ma devo leggere pure i lubrificanti, le cose, cioè, mi fa proprio schifo e quindi salto e via dicendo. E certo, se uno salta poi è difficile identificarsi. Però sì, quello forse, diciamo, era obbligato e non posso fare diversamente. Proust ci ha provato, insomma, a far diventare donne i suoi uomini, ma non è tanto convincente. Mentre l'altra cosa invece è proprio un difetto della scrittura, cioè penso che effettivamente bisognerebbe imparare a tenere il lettore a lungo sulle cose, proprio per aiutarlo a entrare dentro il meccanismo del romanzo, però non è facile. Penso veramente che ognuno debba capire che animale è. Ci sono degli animali scrittori che sono fatti in un modo e altri che sono fatti in un altro, e se sei fatto in un modo è difficile diventare quell'altra cosa, perché proprio, non so, io vedo quando mi metto lì e immagino delle scene che poi possono diventare dei pezzi, diciamo, di romanzo,
mi viene spontaneo di centrarli su un unico momento. Non mi viene nella testa di distenderli invece in una, tutta una serie di passaggi successivi. E questo in realtà per alcuni è vero anche per alcuni racconti, per questo prima dicevo non tutti i racconti, mi viene in mente forse uno dei racconti più belli che siano mai stati scritti, cioè I morti di Joyce alla fine dei Dubliners, no? In realtà se io avessi dovuto affrontare una cosa di quel genere, il mio racconto sarebbe durato 3 pagine, perché avrei raccontato solo la fine, cioè avrei raccontato da quando lei rimane sulla scala ad ascoltare la musica che viene dal pianoforte e poi lì tutto precipita quasi subito, no? Mentre invece ci sono, non so quante siano, ma saranno almeno 50 pagine prima, no? Di niente, no? Di cosa fanno le zie, che però sono una lentissima preparazione a tutto questo, e lì invece c'è il polso di quello che ci aveva, diciamo così, nella penna anche un romanzo da 300 pagine, che poi, come poi in effetti ha fatto. E lui ha la capacità effettivamente di distenderlo senza fretta. Ecco, cioè questa cosa qua, cioè del raccontare senza fretta, è una cosa che io invidio ad alcuni narratori, perché io non ce l'ho, e credo che veramente spesso i poeti che provano a fare i narratori si urtano contro questa cosa qua. Mi viene in mente una cosa molto buffa che mi disse una volta Madonna mia, l'Alzheimer invece è chi viene più grave, poetessa romana famosa, vivente, La Cavalli, brava Patrizia, una volta che aveva provato a scrivere un po' di raccontini, ce n'era tra l'altro uno che non era niente male, su una signora sarda che comincia, la tale era sarda, questo succede a molte persone ma lei se ne vergognava, che come attacco non è niente male, devo dire. E allora gli ho detto: ma certo, perché non provi ad allungarle e fare un romanzo? E dice: perché io ho provato a scrivere un romanzo, però mi sono chiesta: ma come fate voi che scrivete i romanzi a non dire tutto subito? Che effettivamente è quella cosa lì, no? Cioè avere una strategia della dilazione, no? Quella cosa lì la racconto dopo, quell'altra è meglio che la racconto dopo ancora, non è facilissimo. Per cui chi ha una certa nervatura, diciamo così, di scrittore, probabilmente proprio non ce la fa. Cioè ha paura di essere banale, ha paura di essere lungo, ha paura di non trovare anche nello stile, no? Cioè uno si è abituato che ogni 3-4 righe ci deve essere comunque una cosa che colpisce, uno scatto, Ha paura che, come dire, questa cosa si sperda, si diluisca, eccetera, e forse invece non è vero, cioè bisogna avere anche il coraggio di scrivere in un modo un po' più ovvio, quotidiano, come fa Moravia, insomma, no? Col tempo, poi ci arrivo, e in effetti poi alla fine ci arrivo. Però sì, insomma, effettivamente c'è questo problema. Qualcun altro? Una cosa veloce, allora partendo anche da questo, quale sarebbe quindi il rapporto per esempio tra gli intermezzi lirici, le poesie, insomma, e... No, mi scusi, ma non sì. Sono riuscito a sentire. Quale sarebbe il rapporto tra le parti narrative e le parti liriche all'interno dei suoi testi? Ah, il rapporto tra le parti narrative e le parti liriche? Sì, sì. Allora, intanto le parti liriche sono pian piano sparite. E anche quello non lo so perché, un po' mi dispiace, ma non lo so perché, sono proprio andate via. L'ultima credo cosa che sono riuscito più o meno a fare è una parte, chiamiamola così, in versi nell'appendice della Magnifica Merce, e quindi siamo già nel 2005, penso, nel 2005. Dopodiché sono passati 10 anni e i versi non sono proprio voluti più venire, per cui credo che ci sia stato una cosa del tipo: se c'è quell'altra cosa allora non ci posso essere io, insomma, come una specie di incompatibilità. Non so, probabilmente perché
come diceva lui prima, nasco come poeta mancato. Io in realtà mi ricordo che le prime cose che scrissi, diciamo, non di critica letteraria, erano cose in versi, no? Pessimi. Una cosa che è uscita sull'Almanacco dello Specchio con la prefazione di Fortini, e poi delle poesie che erano uscite su Linea d'Ombra. Quando uscirono queste poesie su Linea d'Ombra, Alfonso Berardinelli mi disse: guarda, nelle poesie si sente che c'è dentro qualcosa, però sono troppo concentrate e strizzate, diciamo così, avrebbero bisogno di un po' di prosa. Lui, pensando alle sue poetiche eccetera, forse intendeva un po' di prosa dentro i versi, e invece io poi ho scritto un romanzo di 600 pagine, quindi è come se fossi passato all'altro estremo. Però mi è rimasta probabilmente questa idea che le poesie debbono essere concentrazione. E quindi ancora in Scuola di Nudo e soprattutto in Un dolore normale ho potuto fare qualche gioco, per cui, diciamo, i versi erano dove uno perde il contatto con la realtà. E poi invece la prosa li riprende e gli dà un senso. Quindi evidentemente mi è rimasta un po' questa idea che i versi hanno qualcosa di insensato, devono avere qualcosa di insensato, e anche che sono una specie di giudice spietato, per cui la scommessa che viene fatta poi in modo molto invece narrativo in Un dolore normale è: siccome i versi non possono mentire, se questi versi sono belli vuol dire che ti amo, se questi versi sono falliti vuol dire che non ti amo per niente, siccome i versi sono brutti. E diciamo, è stata l'ultima scusa che mi sono trovato per riuscire a infilare dentro dei versi, anche se molti ormai mi consigliavano di toglierli e basta, perché se sono brutti sono brutti, cioè sono, diciamo, insalvabili. E quindi probabilmente, come dire, per me i versi erano una specie di matrice da cui la prosa si doveva poi sviluppare. Una volta che la prosa si è sviluppata, è come se loro si fossero svuotati, ed evidentemente non, la scala per tornare su non la trovo più, insomma. Volevo chiedere qualche chiarimento anche rispetto a tutte queste domande. Si sente? No, ok. Partendo dall'intervento di Lorenzo prima, che diceva della poesia e parlava della verità. Chi è Lorenzo? Ah, ok. Il primo. Sì. E, il collega e amico Lorenzo, tanto per riprendere il lessico. Non voglio la entrare nei vostri rapporti, non qui, non adesso. Sì. No, insomma, c'è questo rapporto verità-realtà di cui lei parlava già all'inizio, e mi è sembrato di sentire varie cose contraddittorie, nel senso che se lei è un poeta mancato e la poesia è verità, così come lo è il racconto, per il racconto insomma mi sembra di crederci abbastanza, nel senso che il fatto che sia di solito una narrazione nucleare che vuole arrivare a qualcosa, e il resto appunto possono essere 50 pagine di contorno di narrazione progressiva, proprio però per arrivare a un punto di verità. E, tra l'altro, insomma, si ricollegava a questo quasi il suo modo di narrare per piccoli frammenti, sarebbero quasi piccoli attimi di verità che si incasellano e poi fanno qualcos'altro. E allora mi chiedo come questo si rapporti o se si contraddica con quella invece esigenza di realtà più che di verità e di, insomma, di conoscenza invece attraverso uno sviluppo della trama, una conoscenza mm-hmm. attraverso la trama stessa più che attraverso i vari attimi. Questo non sì. so se è ben... Lì forse, come dire, forse bisognerebbe che io provassi a riflettere un po' più seriamente che cosa significa per me la verità, perché quando lei dice, per esempio, nei frammenti, no, che uno scrive tanti piccoli frammenti, potrebbero essere frammenti di verità per poi arrivare, eccetera, i frammenti nei miei libri sono sempre frammenti di menzogna,
non sono mai pensati come frammenti di verità, sono sempre frammenti di falsa coscienza. Quindi da questo punto di vista no, non credo che diciamo questo modo di raccontare per frammenti abbia a che fare invece con il racconto, eccetera. E mi chiedo anche se poi il racconto abbia sempre, come dire, nel momento della rivelazione, chiamiamola così, o nel momento in punto del certe volte anche dell'epigramma finale, no? della chiusura, diciamo così, del racconto, mi chiedo se sempre abbia un attimo di verità. Per il racconto di Giorgi che dicevamo prima, sicuramente sì. Però per esempio, non so, mi viene in mente un racconto che ho sempre amato molto, di Palazzeschi, che si chiama Il punto nero, che è un racconto dove lui, che credo che sia nelle cose dei buffi, no? Il palio dei buffi, credo, solita vita insignificante di un signore, di un impiegato, che insomma ha una moglie, che vive una vita del tutto banale, giorni e giorni, eccetera, tranne una notte che lui non è rientrato dal lavoro all'ora solita, la moglie l'ha aspettato per tutta la notte, lui è rientrato alle 6 del mattino incontrando un giovanotto che con la bicicletta scendeva giù mattutino, insomma, eccetera, che l'ha salutato per le scale, è entrato, non ha detto alla moglie cosa ha fatto, è andato a letto dicendo che era stanco e non ha mai più voluto parlare. E la moglie molte volte naturalmente gliel'ha chiesto e lui ha sempre negato, finché si arriva al momento in cui questo è sul punto di morire, sul letto di morte. La moglie finalmente gli dice, adesso che, come dire, sappiamo tutti e due che tu non resterai molto tra di noi, insomma, eccetera, io ti chiedo una cosa sola prima che tu te ne vada. Mi dici che cosa hai fatto quella sera di 30 anni fa, eccetera, e lui spira senza dirglielo. Io non so se questo sia un momento di verità, no? Cioè, voglio dire, il fatto che ci sia uno scioglimento veloce, rapido di una cosa, non è affatto detto, no? che sia una verità. Io, se proprio devo dire, insomma, fino in fondo quello che penso, io penso che la verità non esista, molto semplicemente, e che quindi, come dire, tutti i tentativi di aggrapparsi alla verità siano illusori. Penso veramente che quella romantica sia una menzogna, per cui, insomma, da questo punto di vista, penso che appunto che semmai, se c'è una verità, sia appunto inconoscibile, e per questo i poeti che dicono la verità non sanno quello che dicono. Quindi non ci vedo veramente una contraddizione. Probabilmente, non so come dire, il romanzo è proprio la strada che la letteratura ha preso quando è apparso chiaro che la verità non esisteva, no? Nella poetica di Aristotele, appunto, il posto che resta vuoto è quello del romanzo, per la poetica. Però sarebbe, se fosse stato riempito, diciamo, il quadratino di Aristotele, sarebbe stato dal lato della commedia, no? E quindi appunto dal lato del è tutto uno scherzo, no? La vita è tutta uno scherzo. Io penso che il romanzo sia più da quel lato lì, diciamo così. Infatti prima, quando parlavo di romanzo come forma di conoscenza, dicevo forse la cosa che davvero si conosce alla fine è l'inconoscibilità delle cose, per cui, come dire, è come se il romanzo si mettesse sempre di fronte a una cosa che è già stata capita da altri e lui ti fa vedere quello che gli altri non hanno capito, e quindi ti fa fare un passo dentro la realtà, però facendo un passo dentro la realtà ti mostra un altro livello di contraddizione, diciamo così, no? E quindi semmai, come dire, rende più complicato arrivare alla verità. Per la poesia epica la verità era abbastanza semplice, te la dicevano gli dèi, no? E invece per un romanzo borghese è molto più difficile. Quindi sì, forse da questo punto di vista il romanzo è proprio la reazione invece
diciamo, alla percezione che una realtà sola non esiste. Stavo pensando che adesso, siccome per il lavoro che sto facendo adesso, ho letto molti romanzi cattolici, ovviamente, molti romanzi dove appunto sono protagonisti religiosi, e però non ne ho trovato uno che non presentasse un religioso in crisi. Sono tutti in crisi quelli che sono protagonisti dei romanzi, perché forse evidentemente se uno invece è sicuro della propria verità non è un buon personaggio come per un romanzo. Faccio io una domanda allora, se... Sì. No, io volevo chiedere, sono state delineate un po' da lei due vie appunto di conoscenza all'interno della narrativa del romanzo. Una, diciamo, in cui si mettono in situazione dei discorsi teorici, e un'altra invece che proprio attraverso la forma narrazione che avviene la conoscenza. E mi sembrava un po' che nel passaggio anche dall'una all'altra poi quello, diciamo, il proprium della narrativa fosse piuttosto la seconda, comunque che lei diciamo che fosse poi la conoscenza peculiare che può veicolare appunto il romanzo. E allora mi chiedevo a questo punto, anche in questo momento di ripensamento, come che valore ha per lei, fino a che punto può arrivare il romanzo saggio, cioè gli inserti appunto saggistici, e legato a questo anche in questo momento appunto un po' di in cui lei ripercorre un po' tutta la sua produzione, il valore del dialogo, che è l'altra nozione che è rientrata, cioè è stata nominata, diciamo, più volte. Dialogo qui, o del diavolo? Del dialogo. Dialogo, ok. Perché naturalmente il dialogo può essere, diciamo, può essere capito in due modi, nel senso che può essere sia una discussione, diciamo, teorica all'interno del romanzo, oppure appunto in un'altra maniera, e quindi... un po' come ripensava ad oggi tutte queste nozioni. No, in realtà, come dire, non credo che le due cose si escludano, cioè penso che effettivamente possano stare insieme nella stessa forma, e in fondo, come dire, la possibilità di inserire degli elementi saggistici dentro al romanzo è una conquista talmente bella del romanzo che sarebbe stupido, diciamo così, rinunciarci, no? Il romanzo, la cosa che ha sempre avuto di bello nella sua storia è che è una specie di ameba che prende dentro tutti gli altri generi letterari, insomma, no? Mentre la lirica in qualche modo si è sempre più essenzializzata e quindi ha rinunciato alle cose didattiche, ha rinunciato diciamo alle forme tradizionali, eccetera eccetera, per diventare una specie di quintessenza, talmente quintessenza che poi è svanita, in un certo senso è evaporata, diciamo. Il romanzo invece ha fatto la cosa più volgare, cioè lentamente ha preso dentro i versi, ha preso dentro il saggio, ha preso dentro adesso le immagini, insomma prende dentro tutto quello che gli capita, è un genere onnivoro da questo punto di vista, e quindi è una forza del romanzo questa. Ne vedo, come dire, ogni tanto l'elemento forse un po' troppo intellettualistico, troppo di testa, diciamo così, per cui quando si può far funzionare la famosa cosina che dicono anche nelle scuole di scrittura americane, insomma, no, show don't tell, cioè mostra e non dire, non raccontare, e evidentemente quando funziona è meglio. Però ecco, credo che anche appunto lei mi chiedeva adesso, diciamo, questa un po' di cambiamenti che sento che succedono. Allora, passiamo dal dialogo. Come dire, penso che il dialogo di idee sia ineliminabile, cioè che effettivamente, a meno che questi proprio non parlano come un libro stampato, ma insomma il dialogo dove ci si scambia delle idee penso che sia fondamentale se uno vuol dare un minimo di spessore conoscitivo alle cose che scrive. Il dialogo, quello invece, il cazzeggio, diciamo così, è di colore, eccetera, e riempie, è ok, e poi invece ovviamente può avere grosse importanze psicologiche nel momento in cui a uno gli scappa una cosa che non dovrebbe dire, insomma, no? Lapsus, le cose così, i tic linguistici e via dicendo. Quindi in realtà
tutte e due le forme di dialogo bisogna tenerle per forza. Dal punto di vista invece della, appunto del tenere il saggio dentro, effettivamente mi viene voglia sempre meno di, non so, adesso per esempio ho letto un sacco di teologi, sto leggendo un sacco di teologi, soprattutto di ambito protestante, diciamo la teologia del negativo, insomma quelle cose lì, anni 30, 40 per intenderci, però non mi viene in mente di far dire per esempio a questo prete, di far leggere a questo prete dei pezzi saggistici di tipo teologico, eccetera, mi viene più in mente casomai di usarli come lapsus, come forme rivelatrici di altre cose, mentre per esempio mi è venuto in mente una cosa che è molto curiosa, non so chi di voi ha presente gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, se qualcuno li ha letti, sarebbe interessante farli, non leggerli, però insomma anche se soltanto qualcuno li ha letti, sa che dentro c'è molta narrazione, o perlomeno c'è un invito alla narrazione molto forte, no? Perché lui a un certo punto, prendendo le scene della vita di Cristo una per una, ti chiede di scegliere un momento, non so, la salita al Calvario, e poi ti dice, allora, tu stai lì prostrato o disteso lungo supino, bocconi, come ti trovi meglio, eccetera, basta che tu stia in silenzio, senza nessuno che ti rompe le palle, isolato, nessuno che ti vede, eccetera, eccetera, e comincia a immaginare tutti i particolari, e quindi com'era la strada, se c'erano dei sassi, se c'era qualche ciuffo d'erba, se c'era se la strada era sdrucciolevole, se c'era il sole, se invece c'erano le nuvole, com'era la salita, se era faticosa, quindi ti dà proprio tutta una serie di compiti che sono compiti narrativi. E lo stesso poi lo devi fare quando analizzi i tuoi peccati, e quindi anche lì, se vuoi pentirti di un certo peccato, devi concentrarti e ritornare con la testa quando l'hai commesso e immaginare la stanza, com'era quando hai commesso il peccato, che cosa vi siete detti tu e la persona con cui hai fatto il peccato, se sentiva dei rumori da fuori. È impressionante, perché sembrano veramente delle indicazioni di uno sceneggiatore contemporaneo. E allora, per esempio, ho pensato che una cosa di questo genere, che evidentemente a un prete deve essere molto familiare, perché loro sono obbligati a fare gli esercizi almeno una volta l'anno, e molti di loro ovviamente li fanno più di una volta l'anno, per esempio possono evitare il flashback, perché se tu vuoi raccontare un peccato che questo qui ha fatto anni prima, non c'è mica bisogno di trasportarti anni prima per raccontarlo, basta che lui nell'esercizio spirituale lo ricostruisca col massimo dei dettagli possibile, no? Quindi, come dire, tenderei più a usare invece strutturalmente delle cose teoriche che lui deve aver letto, insomma, deve aver utilizzato, ma per fargli diventare un meccanismo della narrazione, fargli diventare, diciamo, una cosa che mi serve strutturalmente per la narrazione. Domande? Lorenzo, questo l'ho imparato. Riguardo in qualche modo questo che si è appena detto e il suo prossimo tentativo di romanzo, che è, se ho ben capito, un romanzo in terza persona, una specie di tentativo ulteriore di uscire da sé, dalla narrazione autobiografica. E mi venivano in mente un paio di libri di un autore che lei conosce molto bene, cioè Busi, sì, che ha tentato proprio questo, mettersi nei panni di un prete in crisi, sì, in suicidi dovuti del 96, e nel caso sua moglie l'innominabile, che è, credo, del 2001. Solo che lui fa
questa violazione e parla lui in prima persona, cioè si appropria della sua voce. Sì. Questa è una cosa che... E si dà anche un tempo molto preciso, perché c'è quella cosa della macchina che si deve riempire di gas, eccetera. Quindi, sì, dà anche un tema molto preciso, una struttura giallistica abbastanza evidente, e tutta una serie di espedienti da romanzo d'appendice che poi vengono violati da sostanzialmente al talento di Busi. E, però ecco, mi chiedevo quanto secondo per lei questa operazione è fattibile, cioè parlare invece di un altro. Parlare in prima persona di un altro. Sì. Diciamo totalmente, quindi cominciare con io e poi raccontare la storia di un altro, ovviamente è fattibile perché molti lo hanno fatto, io non sarei capace di farlo, perché non riuscirei a impadronirmi degli automatismi di un altro, cioè dei suoi tempi fantastici, insomma, no? E quindi avrei paura che diventasse una mia controfigura. Mentre sono molto attratto dalle forme miste, tipo, non so, come fa Roth nel teatro di Shabbat, no? Dove c'è effettivamente una terza persona e quindi c'è il narratore che dice Shabbat va, Shabbat fa, però poi ci sono moltissime pagine in cui Shabbat in prima persona racconta e non sempre ci sono le virgolette, cioè in realtà il passaggio a un certo punto è fluido e quindi il lettore capisce senza troppo sforzo che a un certo punto il narratore si è semplicemente messo dentro i panni di Shabbat e racconta in prima persona delle cose. Quello allora sì, perché effettivamente ci sono delle cose che tu quasi non puoi raccontare se non in prima persona, perché alcune sfumature, come dire, molto delicate dal punto di vista psicologico, raccontate in terza persona, l'impressione che si appesantiscono per forza moltissimo, no? Devi farla molto lunga. E invece lì, non so perché, i romanzi si stanno velocizzando, però effettivamente sono ormai molti decenni che sembra che, come dire, il tempo ottocentesco del romanzo sia proprio finito, e anche credo nella percezione dei lettori, perché io gli ultimi anni che insegnavo all'università, e quindi era ancora, cos'era, sette anni fa, non moltissimo, quando dicevo agli studenti di leggere, non so, Dostoevskij durante le vacanze, così almeno sapete di cosa parlo l'anno prossimo, loro poi tornavano e dicevano: professore, l'abbiamo letto Dostoevskij l'idiota, abbiamo letto Fratelli Karamazov, ma non succede niente. Ora, dire che in Dostoevskij non succede niente è una follia, perché succede assolutamente di tutto, però gli dava l'impressione che non succedesse niente perché era tutto molto lento. Quindi evidentemente, sia da parte di chi legge sia da parte di chi scrive, ormai c'è questa cosa qua, per cui in un certo senso la prima persona è anche una scorciatoia, perché come dire, entri dentro a una cosa invece che dover sempre fare il discorso indiretto spiegando appunto le pieghe, il perché, il per come, eccetera. E quindi usare la prima persona anche quando si parla di un personaggio credo che sia adesso inevitabile, o comunque utile, e le persone che lo fanno mi funziona molto, insomma, Carrère fa parlare in prima persona San Paolo e funziona, però ecco, invece fare proprio l'operazione svevo, insomma, no? Cioè io e poi un altro personaggio, no, oppure appunto fai come svevo, cioè in realtà è quasi un'autobiografia, diciamo. Sì, poi in svevo c'è un filtro enorme col dottoresse. Che poi lì ovviamente fa tantissimo. Sì, ovviamente, quindi in realtà la cosa lì che lo aiuta è che lui la immagina come una cosa scritta. Sì. Quindi, certo. Abbiamo forse tempo per un'ultima domanda? Va bene, allora domattina alle 9 sarà, 9:15. Okay. Visto che non posso fare una cosa teorica su questo tema, vi racconto proprio, come dire, delle cose che hanno a che fare con il mio lavoro, prendendo appunto l'occasione dal fatto che c'è stata una specie di scadenza di diritti di un libro che era uscito da Einaudi un po' di anni fa, mio, che si chiamava La Magnifica Merce,
che è uscito nel 2004, forse 2005, sì, forse 2004, e aveva 10 anni di diritti soltanto, per cui scadeva nel 2014, quindi appunto i diritti non sono più di Einaudi, e quindi Rizzoli pensava di ripubblicarlo, però a questo punto ho detto non ha molto senso ripubblicarlo tale e quale, prendiamo l'occasione per raccogliere anche gli altri racconti che sono andati spersi per varie riviste, eccetera. E quindi si era pensata a un titolo del tipo abbastanza banale, La Magnifica Merce e altri racconti, no? Che alla fine poi sono risultati essere 10, quindi rispetto ai 4 della Magnifica Merce un incremento abbastanza notevole. Però effettivamente appena abbiamo pensato il titolo, a me è venuta la cosa di chiedere ma sono davvero racconti questi che adesso diciamo e altri racconti, siamo sicuri che siano racconti? Per cui volevo partire da qui, che cos'è insomma che definisce un racconto? Ovviamente, come dire, facendo distinzioni rispetto a tutte le altre forme di narrazione breve, perché è evidente che, anzi forse sarebbe poi divertente fare proprio una specie di tassonomia, diciamo, delle forme brevi, perché è ovvio che un racconto non è una novella, che un racconto non è una favola, che un racconto non è un apologo, che un racconto non è un frammento, che un racconto non è una prosa d'arte, quindi insomma voglio dire lì ci sono tutta una serie di tipologie delle forme brevi che non possono essere evidentemente riassunti nel nome racconto, a meno di non dilatarlo enormemente. Tra l'altro ho l'impressione che stia un po' cambiando a livello editoriale la cosa che funzionava in tutte le case editrici fino a 6-7 anni fa, cioè che non volevano pubblicare libri di racconti, no? La vulgata che era passata era i libri di racconti non vendono e quindi nessun editore voleva pubblicare libri di racconti. C'è addirittura un librettino di racconti di Ammaniti che mi sembra nel titolo proprio ha qualcosa del tipo ma questo non si venderà mai o qualcosa del genere, perché era la cosa che gli editori dicevano sempre. Adesso ho l'impressione che la cosa stia un po' cambiando, il sintomo per esempio è che quest'anno allo Strega concorre un libro di racconti, cosa che da un bel po' di tempo non succedeva, che è il libro di Kovacic, che si chiama La Sposa. E credo che questo cambiamento sia dovuto all'influenza dei blog, perché pian piano, diciamo, soprattutto i giovani che si stanno abituando molto appunto alla lettura dei blog, si abituano per l'appunto a delle forme brevi, perché nei blog ci sono appunto spesso delle cose che non sono più di 3 o 4 videate, diciamo così, quindi sono in genere forme brevi che poi creano come delle specie di serie, no? Per cui vengono letti, non so, uno alla settimana e si crea una specie di storia o magari un personaggio unico o due personaggi che dialogano tra loro, eccetera. E tra l'altro cominciano anche ad apparire dei libri che sono poi di fatto degli esiti cartacei di blog che invece esistevano. Uscito adesso, mi sembra, questo libro di Fabio Viola, che si intitola I dirimpettai o qualcosa del genere, non ricordo, che nasce appunto da un blog che aveva questo titolo, dove si racconta la storia di due omosessuali che vivono nell'appartamento di fronte, che vengono spiati dall'autore, dalla sua finestra, e ogni volta c'è un episodio, episodi che ovviamente sono un po' slegati tra di loro, ma un po' come succede con i comics, messi tutti insieme, creano poi una serie di rapporti tra i personaggi, la gente ci si fidelizza, eccetera. Oppure non so, c'è una cosa della Teresa Ciabatti che si chiama Persona Cattiva, anche quello è un blog dove lei si finge più cattiva di quello che è, racconta le storie con la sua domestica, col suo toy boy, eccetera eccetera, e anche quello adesso per Rizzoli diventerà un libro. Quindi questo passaggio, questo travaso, diciamo, dal blog al libro probabilmente sta facendo cambiare un po' parere anche agli editori, perché poi sono cose che hanno già almeno un piccolo pubblico iniziale su cui l'editore può contare, che erano appunto i lettori del blog.
e quindi ritorna nell'editoria la possibilità, diciamo così, di pubblicare racconti che sembrava effettivamente molto sconsigliata fino a qualche anno fa, fermo restando che poi invece c'è la grande radicalizzazione sul racconto lunghissimo, invece no, sul libro lunghissimo, cioè le 600-700 pagine delle varie saghe, insomma, eccetera, per cui quei libri che ti fanno compagnia per un mese e mezzo, due mesi sul comodino, eccetera. Torniamo al discorso che si faceva. Allora, in questo libro che penso di fare, anche se non so bene quando uscirà, perché doveva uscire quest'anno, poi invece quest'anno hanno preferito fare un libretto dalle letture di poesia di Repubblica con qualche aggiunta, eccetera, eccetera, e quindi probabilmente slitterà l'anno prossimo. Le cose che c'erano dentro, che, insomma, che ci saranno dentro, sono i quattro volumi, sì, i quattro racconti della Magnifica Merce, che sono appunto il primo, che si intitola Io volavo, che, perché io volavo, che in realtà tiene metà del libro e non l'ho misurato, ma insomma saranno almeno 70-80 pagine, qualcosa del genere, e che in effetti io ho l'impressione che non sia un racconto, perché di fatto sono delle scene che hanno un impianto teatrale, cioè c'è una persona che ne interroga un'altra, quell'altra risponde e attraverso le domande e le risposte nasce pian piano la storia della persona interrogata, quindi di fatto è, sì, ha un impianto, diciamo così, teatrale, tant'è vero che poi è stato letto in forma teatrale da Massimo Popolizio a Roma ed è andato piuttosto bene, quindi senza fare grosse modifiche l'impianto era già comunque un impianto teatrale ed era, diciamo, dal mio punto di vista, di questa specie di personaggio transtestuale dei miei libri che è Marcello Morriconi, era la prima presentazione del personaggio, insomma il momento dello shock, diciamo, in cui questo personaggio appare e distrugge il suo interlocutore, diciamo così, e fa entrare in crisi il suo interlocutore. Poi magari, insomma, se qualcuno di voi l'ha letto è inutile farlo, ma se non lo conoscete magari poi entriamo più nei dettagli. Però di fatto lo escluderei, diciamo, dalla definizione di racconto. Poi ce ne sono invece tre che effettivamente a me sembrano racconti. Uno si intitola Storia di un bodyguard ed è una specie di riassunto in breve attraverso una serie di episodi piuttosto incalzanti della cattiva fine di un ragazzo all'inizio appunto pieno di sogni e di proteine che piano piano poi si riduce a fare quasi il barbone per una serie di cose che vanno male, per una serie di illusioni sue, di ambizioni sbagliate, eccetera, e quindi è forse da annettere alla serie di racconti che sono storia di una degradazione, diciamo così, no? Cioè progressivo scendere e rovinarsi di un personaggio. Poi ce n'era appunto un altro che si chiamava Il colpo di pollice ed è la versione romanzata di un episodio della vita di Pasolini. Esattamente verso la fine della sua vita, il viaggio che lui fa in macchina con Dino Pedriali, il fotografo giovane, che prima va a trovarlo a Sabaudia, e ci sono delle fotografie di Pedriali, di Pasolini a Sabaudia, che sono tra le più famose di Pasolini, molto, molto ufficiali, insomma, da mettere sulla copertina di un libro, eccetera, quella famosa di Pasolini messo così, insomma, alcune cose di questo tipo. E poi invece una proposta un po' indecente che Pasolini a un certo punto gli fa, gli dice: perché non mi fotografi nudo nella mia villa di Chia, con l'intenzione, credo, abbastanza
plausibile di mettere poi queste fotografie di se stesso nudo dentro petrolio e pretende di farlo quella notte stessa, e quindi c'è l'attraversamento in macchina del Lazio da Sabaudia fino nel Viterbese, appunto dove c'è questa torre di Chia che lui aveva comprato, e quindi i dialoghi tra i due che si conoscono poco mentre durante la notte attraversano il Lazio, e poi queste fotografie appunto che vengono fatte da Pedriali lì a Chia, con una specie di regia di Pasolini, perché c'è la stessa serie di fotografie nelle stesse pose fatte due volte, una a tarda notte e una all'inizio dell'alba, e poi invece finisce con una specie di monologo interiore di Pasolini nel momento del risveglio della mattinata successiva. Quindi direi è del genere invece dei racconti che prendono una piccola tranche de vie, insomma un episodio cruciale di un personaggio, e focalizzano tutto su quel momento. Il titolo Il colpo di pollice è legato a una poesia di Pasolini che si intitola La Guinea, una poesia del 62 credo, in cui lui a un certo punto, parlando della bellezza dei ragazzi africani, dice appunto: qui non è come in Padania, dove ero abituato io, insomma c'è nel nord Italia, qui altro colpo di pollice ha la bellezza, perché poi durante il viaggio in macchina i due, Pasolini gli dice una cosa che effettivamente pare sia stata veramente detta da Pasolini a Pedriali, perché Pedriali la ripete spesso, cioè Pasolini gli avrebbe detto: sai che sono stufo di questi negri, non ne posso più, ho voglia di ritornare ad amare dei ragazzi italiani, perché insomma a questo punto mi stanno rompendo le scatole, eccetera eccetera. E poi c'era un terzo racconto, diciamo, che si intitola Le mosse di Farhan, che invece appartiene a una tipologia ancora diversa, che è quella, direi, del racconto che nasce da una specie di freddura dilatata, o di sì, si potrebbe dire quasi di aneddoto ridicolo grottesco o tragico ridicolo, che poi viene dilatato a racconto sul modello, insomma, tanto per intenderci, di quel bel racconto di Maupassant che si chiama La Parure, no? Non so se ce l'avete presente, che è appunto il racconto di una donna povera che si fa prestare una bellissima parure di diamanti, di smeraldi, non mi ricordo di che cosa fossero, per una festa, e poi invece la perde non vuole confessare appunto di averla persa, per cui ne ricompra una uguale per restituirla alla legittima proprietaria, ma facendo un debito immenso, e quindi tutta la sua vita poi viene rovinata dal fatto che è costretta a lavorare come un cane per anni e anni per ripagare questo debito, e finalmente poi ha il coraggio di confessare all'amica tutta questa fatica che ha fatto per ripagare la sua preziosa collana, e l'amica alla fine gli risponde: elle te fus, e appunto tutta la cosa si riduce all'ultimissima battuta del racconto. In questo racconto qua, appunto, questo Le mosse di Farhan, ero partito da una piccola notizia del giornale di Sicilia, mentre ero andato giù a Gela a fare dei sopralluoghi, così sul giornale di Sicilia lessi una piccola notizia dove c'era un signore che spiegava come il suo capo mafioso fosse una persona generosa e gentile, e diceva: si immagini che a un certo punto io mi sono sbagliato, perché pensavo che mia moglie avesse un amante, perché c'era un uomo che frequentava continuamente casa nostra e io l'ho spiato, e lui andava quando io non c'ero, eccetera eccetera, e io alla fine l'ho ammazzato di botte, e poi solo dopo ho scoperto che era il fidanzato della nostra domestica, però lui mi ha perdonato, cioè non mi ha punito, insomma, come sarebbe stato giusto punirmi dato il mio errore, ma invece ha capito la mia situazione e me l'ha fatta passare, diciamo così. E quindi colpito da questo trafiletto, che era 10 righe di cronaca appunto nel giornale di Sicilia, l'ho dilatato immaginando un po' tutta la storia, e la scoperta appunto che il fidanzato in realtà era della domestica viene nelle ultime righe, quindi
diciamo così, è un racconto con la pointe finale, no? Con qualche cosa che alla fine ti fa ripensare a tutto quello che veniva prima, riletto in un'altra maniera. Questa era la base, diciamo così, del libro iniziale, quello i cui diritti sono scaduti. Le cose che man mano pensavo di aggiungere sono anche lì effettivamente cose diverse tra di loro come natura. Uno si intitola Benvenuta Rachele ed è uscito in una raccolta molto curiosa che ha fatto Einaudi, con un titolo che era una frase di Berlinguer, che in realtà non mi ricordo neanche bene, in questo incredibile mondo, insomma, una cosa di questo tipo, che dovevano essere racconti politici, per cui avevano chiesto a una serie di scrittori se gli andava di scrivere un racconto politico. Io non ho tanto nelle mie corde, diciamo, il racconto politico, per cui l'avevo presa un po' di sbieco, ed è tra l'altro, pensando come modello di racconto, pensando a un racconto che anche quello non so se si possa definire un racconto, insomma, una cosa che mi era piaciuta a suo tempo, di Truman Capote, in cui lui segue la sua domestica durante tutta la giornata, no? E quindi va insieme a lei in tutti i padroni, insomma, i datori di lavoro dove lei lavora, e continua a chiacchierare con lei, continuano a bere tantissimo, per cui alla fine poi finiscono ubriachi tutti e due, distesi sul pavimento presso l'ultimo datore di lavoro. E quindi ho deciso di seguire un signore ex fascista, ex terza posizione, che era una delle formazioni di estrema destra della galassia, diciamo, del fascismo romano, che poi invece era diventato berlusconiano, perché appunto diceva: qua per restare fascisti tocca farsi berlusconiani, no? E quindi appunto c'era stato il passaggio in Forza Italia. E l'ho seguito durante la campagna elettorale che lui ha fatto per l'elezione di Alemanno a sindaco, o per meglio dire per quella che avrebbe dovuto essere la riconferma invece di Veltroni a sindaco, che poi si è rivelata la vittoria di Alemanno molto netta. E durante questa campagna elettorale, che io ho provato un po' a raccontare nei momenti appunto più così, più divertenti, anche di dialogo poi con le persone, il tipo di aiuto che lui dava alle persone singole, non so, aiutare le vecchiette a fare i documenti quando non ci riuscivano, incatenarsi a un asilo che stava per chiudere con tutte le mamme che lo appoggiavano, perché lui incatenandosi impediva la chiusura dell'asilo, quindi tutta una specie di piccola attenzione ai piccoli fatti quotidiani, mentre poi quando si andava verso le sedi del Partito Democratico, almeno se si chiamasse Partito Democratico, si chiamava già Partito Democratico, dicevano: questa è diventata una sala giochi, qui non si vede più nessuno, eccetera, eccetera. E quindi nelle borgate era abbastanza chiaro che la destra avrebbe vinto con largo margine. Lui nel frattempo, con questo romanesco un po' italianizzato, insomma, eccetera, spiegava anche invece poi la sua storia, il suo passaggio, donato alla morte, che a un certo punto gli aveva fatto capire che non poteva stare in un animale estremista, ma doveva entrare dentro l'Alleanza Nazionale, poi dopo il passaggio appunto confini a una cosa più moderata e via dicendo, pur conservando dentro di sé un cuore fascista forte, per cui tutti i cimeli del Duce in casa, una collezione di coltelli e di pugnali della Repubblica di Salò piantati in una specie di tavolone che lui teneva a vista in sala da pranzo, e la moglie incinta con una bambina che stava per nascere, da lì appunto il titolo, a cui decidono di dare il nome di Rachele, perché dicono: è un nome ebraico, sì che non me possono di niente, anche se ovviamente l'allusione era alla moglie di Mussolini. E quindi è, non so neanche come dire, è come una specie di obiettivo che segue da vicino per 15 giorni un personaggio che
di volta in volta fa comizi, riunioni, parla con le vecchiette, insomma, eccetera, eccetera, fino alla, al risultato dell'elezione e al loro trionfo, fatto in, visto in una sede dove stanno facendo lo spoglio, dove sono in collegamento con gli spogli degli altri seggi, eccetera, quindi capiscono che hanno stravinto, e lui finisce dicendo una cosa che poi adesso si è rivelata più che vera con la storia di Mafia Capitale, cioè il nostro problema adesso è che c'è più sedie che culi, e quindi non sappiamo chi metterci, perché non prevedevamo un successo di questo tipo, e quindi, come dire, non abbiamo una classe dirigente pronta, perché pensavamo di avere 12 posti, adesso ne abbiamo 65 e dobbiamo arrangiarci, quindi sotto a chi tocca prendiamo tutti quelli che sono disposti a venire. E, insomma, è un racconto che anche questo non so bene come definire dal punto di vista formale. Poi ce n'è un altro che è uscito invece su Granta, su un numero di Granta intitolato Lavoro, che si intitola Aspetta, non spingere, che è invece forse dello stesso tipo di quello che si chiamava Storia di un bodyguard, cioè anche lì storia di un percorso che forse visto da fuori può sembrare effettivamente un discorso di degradazione, cioè la storia di uno che lavora in una fonderia che chiude perché la tecnologia non è più adeguata, una fonderia del Veneto, e la fonderia deve essere comprata da una società finlandese, ma per una serie di cose europee l'Unione Europea vieta a questa società finlandese di prenderla, e quindi lui si trova prima in cassa integrazione, poi la cassa integrazione finisce, quindi praticamente si trova a spasso senza guadagnare più una lira, e non sa bene che cosa fare, e sfrutta il fatto di aver fatto palestra per tutta la vita, per suo gusto personale, di avere un fisico piuttosto eccezionale, diciamo, pensando, perché glielo dice un suo amico, che poteva fare, diciamo, il ragazzo per signore insoddisfatte, e quindi comincia a mettersi sul mercato femminile, ma il lavoro scarseggia, diciamo così, perché insomma le signore, come dice lui, le italiane non sono pronte, insomma, per questa cosa, e quindi le offerte sono poche, per di più in genere sono profumate le signore, quindi poi quando lui torna a casa non tanto la moglie, che evidentemente fa finta di non accorgersi, ma la cagna invece sente l'odore strano e gli abbaia contro, e lui si sente molto in colpa tutte le volte che sente la cagna che abbaia, e quindi decide che non fa per lui, sicché alla fine si adatta, diciamo così, al mercato maschile, che invece dà meno problemi, intanto perché gli uomini non si profumano e quindi la cagna di nuovo sta buona, e poi appunto lui non si sente minimamente impegnato, cioè, come dire, è una cosa dove non ci mette minimamente nemmeno l'emozione, cosa che invece con le signore accadeva, e quindi finalmente si sente a posto con la moglie, cioè non la sta tradendo, e quindi finisce invece con una scena molto romantica di loro due che in seggiovia vanno su qualche montagna delle Dolomiti, e c'è un'epigrafe di Dante, appunto, che è quella di Paolo e Francesca, quei due che insieme vanno e paiono sia al vento a essere leggeri, appunto, perché stanno andando via con la seggiovia. Poi un altro racconto che è uscito su Granta, in un numero successivo, il numero si intitolava Il male, ed è invece un racconto un po' diverso dal solito, diciamo, una cosa che io non avevo mai provato a fare, è la pesatura, si intitola La pesatura, ed è la pesatura di un'anima dopo che la persona è morta. Quindi c'è un angelo buono, c'è un angelo nero e un angelo bianco, e c'è questo signore in mezzo che deve essere pesato, insomma, no? Deve essere giudicato, e quindi l'atmosfera è del tutto non realistica. La storia che questo uomo racconta è una storia vera, per cui ho sentito il protagonista abbastanza lungo. Questo protagonista tra l'altro poi ha scritto un libro raccontando questa sua storia, ma siccome non sa scrivere il libro non se l'è letto nessuno, però insomma la storia è una cosa di mala giustizia abbastanza impressionante, cioè un culturista italiano famoso, un bodybuilder diciamo di livello internazionale della fine degli anni 90, più o meno primi anni 2000, uno dei pochi italiani che ha vinto dei grossi
grossi contest americani di culturismo, è arrivato terzo a Mister Universo, e che a un certo punto è stato accusato di avere ucciso la sua fidanzata romana avendogli fatto prendere degli anabolizzanti. Questa qui ha avuto una cosa cardiaca ed è stato accusato appunto di essere lui il colpevole di questa morte per gli anabolizzanti che gli aveva dato, fondando su delle ricette. Lui fin dall'inizio ha detto che queste ricette non le aveva assolutamente fatte lui, ma che anzi lui la sconsigliava dal prendere queste cose. Bastava un normale esame calligrafico, per vedere, erano ricette scritte a mano, per vedere che le ricette non erano sue. Nessuno ha pensato di farlo. La famiglia di lei si è immediatamente scatenata, hanno creato il mostro, sono andati in televisione dalla D'Urso, hanno cominciato a dire che questo appunto era una specie di diavolo che intossicava tutte le ragazze che vedeva, eccetera eccetera, ed è stato condannato a 6 anni. Lui se ne è scappato in Sudafrica perché non c'è estradizione, per non essere preso. Nel frattempo ha rinunciato a qualunque prescrizione perché lui sapeva di essere del tutto incolpevole di questa cosa. Ha venduto la casa che aveva qui, la casa dei suoi genitori, eccetera, per pagarsi gli avvocati. Si è fatto mandare tutte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, da cui invece risultava effettivamente che lui l'aveva sempre sconsigliata di queste cose, ma ha pagato un sacco anche le trascrizioni. Insomma, alla fine, dopo aver speso l'ira di Dio, c'è stato l'appello in cui è stato riconosciuto assolutamente non colpevole per non aver commesso il fatto, eccetera, solo che adesso non ha più soldi per rientrare in Italia, quindi diciamo così gli è stata rovinata la vita in modo quasi definitivo. E quindi racconto questa storia, gli faccio raccontare insomma in questa situazione post mortem questa storia. E la cosa curiosa è che, diciamo, agli occhi di questo angelo nero e questo angelo bianco, che poi risultano invertiti, cioè quello buono e quello nero, risulta che l'unica cosa di cui lui non è colpevole è proprio questa. Cioè la cosa per cui è stato condannato è l'unica cosa che anche ai loro occhi risulta effettivamente, come dire, in cui lui risulta una vittima, ma per tutto il resto è un perfetto stronzo. E quindi è uno razzista, che dice le peggio cose sulla famiglia, che ha trattato la madre malissimo, eccetera eccetera, per cui alla fine lui, che è convinto che anche gli angeli abbiano capito che lui è stato appunto maltrattato qua giù, quando l'angelo bianco gli dice vieni con me, è tutto contento perché spera di essere stato assolto, invece ovviamente l'angelo bianco è quello che lo porterà all'inferno, perché il peso degli altri peccati, come dire, meno appariscenti, ha prevalso su questa specie di ingiustizia che gli è stata fatta, perché l'angelo appunto comunque glielo dice, qui non viene pesato quello che hanno fatto a te, ma si pesa quello che tu hai fatto, no? E quindi diciamo il giudizio complessivo sulla persona, nonostante che lui appaia alla giustizia umana come una vittima, è negativo. E questo, come dire, più che un racconto, sembra come dire un modello di autosacramentale, sembra come dire una cosa così, come dire, più antica di questo, no? Sembra una specie di scena di giudizio, qualcosa che anche quella un po' faticosamente, diciamo, contengo nella dimensione del racconto. E poi c'erano alcune cose, con queste siamo mi pare a 7, sì. Il titolo, scusate, aspetta, non spingere, del secondo racconto è dovuto al fatto che a un certo punto lui ha, il protagonista, questo fonditore, ha una specie di soffio al cuore nel momento in cui una frase che lui aveva detto alla moglie quando lei stava partorendo, e lui di corsa in macchina stava recandosi all'ospedale e lei diceva però ormai ci siamo, lui gli ha detto aspetta non spingere, nel senso appunto facciamo in tempo di arrivare, per arrivare in ospedale, cerchiamo di fare in tempo ad arrivare in ospedale, e la stessa frase esatta se la sente dire da uno dei signori presso cui fa il prostituto alla fine. Allora questo gli crea, come dire, una specie di attimo di crepacuore, perché la sovrapposizione di queste due frasi identiche gli crea una specie di shock. Siamo a 7, dicevo, ne mancano 3, e i 3 sono ancora più strani dal punto di vista appunto della definizione di racconto, perché uno che è uscito sull'Almanacco Guanda si intitola Requiem per una sceneggiatura non scritta, ed è come dire, semplicemente una specie di voglia mia di non buttare via
sei mesi di lavoro, perché a un certo punto dovevamo fare una sceneggiatura insieme con Matteo Garrone, perché lui pensava di fare un aveva intenzione di fare un film su Fabrizio Corona, che doveva essere una specie di bilanciamento di Gomorra, cioè la Gomorra dei quartieri alti, diciamo così, no? E quindi si era fatto comprare dalla Fandango i diritti del libro di Corona, dove Corona raccontava la sua vita, e pensava appunto di fare un film su quello. Aveva del materiale anche di prima mano, perché era riuscito a infilare delle microspie, come si chiama, delle cimici nel divano di Lele Mora, ed erano saltate fuori alcune cose assai divertenti. Dopodiché ha avuto paura che Fabrizio Corona fosse un personaggio troppo forte che gli mangiava il film, cioè nell'anno e mezzo che ci metto a girarlo, chissà questo cos'altro fa, e a un certo punto me lo fa scadere. E quindi si era detto, si fa invece il film centrato su un fotografo alle dipendenze di Corona, in modo che Corona risulti più laterale, eccetera. Quindi abbiamo cambiato. Poi a un certo punto ha detto, ma no, forse però un maschio non va bene, facciamo una cosa sulle ragazze, una delle ragazze che frequentano il mondo di Fabrizio Corona. E allora anche lì c'è stata tutta una sfilata di olgettine o varie o ragazze immagini che venivano naturalmente molto volentieri, perché poi sarebbero apparsi in un film di Garrone, che per loro ovviamente era una grande occasione. E quindi dalla Sara Tommasi, eccetera, eccetera, tutte sono venute e ci hanno raccontato la loro storia. Una ragazza di 16 anni che era fuggita di casa per andare in Costa Smeralda e lì dormiva nelle hall degli alberghi sperando di essere ingaggiata da qualcuno, si portava dietro tutti i vestiti eleganti, li teneva in una sacca e dormiva così fortunosamente quando i portieri d'albergo gli concedevano di dormire, non so, nella stanza delle valigie, cose di questo genere. Quindi c'erano anche storie abbastanza belle. Se non che poi, vabbè, io e lui chiaramente non avevamo la stessa idea di sceneggiatura, perché lui pretendeva di fare una cosa con i post-it messi alla lavagna, e io gli dicevo, se non mi fai scrivere qualcosa non so neanche cosa, cioè se non so come parlano i personaggi non so neanche come agiscono, quindi per favore fammi scrivere qualche pagina. Lui diceva no, quello viene dopo, e quindi però io con questi post-it non mi trovavo bene. Poi lui a un certo punto è venuto e ha detto, ma se invece facessimo una favola? Al che dico, senti Matteo, forse è meglio che te lo fai da solo questo film, perché sinceramente, in effetti poi ha fatto una favola che è stata reality, insomma, no? Abbandonando completamente il mondo di Corona e facendo un'altra cosa, più nelle sue corde probabilmente. Fatto sta che sono stati sei mesi buttati via. E quindi in questo requiem per una sceneggiatura non scritta racconto appunto un po' di queste storie, una soluzione che io avevo previsto, che secondo me andava bene, che invece era stata clamorosamente bocciata, con l'impiccagione del piccolo figlio di Corona, perché lui dice i bambini non si impiccano, poi invece la cronaca ci ha detto che si impiccano e come, ma insomma vabbè, diciamo. E quindi insomma racconto questa storia e finisce anche lì con una specie di point linguistica questa volta, nel senso che c'è Matteo che sta parlando con me e dice no, perché in realtà è tutto il progetto che io penso in un'altra maniera, eccetera, e poi mi chiede con quanti G si scrive progetto, perché effettivamente lui è dislessico, quindi c'ha dei problemi, diciamo, con le doppie, eccetera. E poi ce ne sono altri due che sono ancora più, come dire, ancora meno racconti. Una è un'intervista impossibile, a un certo punto Einaudi ha pensato di rifare le interviste impossibili, quelle famose, diciamo, dove c'era Eco che intervistava Pietro Micca, c'era Calvino che intervistava l'uomo di Neanderthal, con una delle cose, devo dire, più divertenti del volume, e quindi aveva chiesto a degli scrittori di adesso di intervistare dei personaggi improbabili del mito, della storia, eccetera, e io ho fatto un'intervista a Ercole, Ercole che obbedisce effettivamente a tutta la storia mitologica di Ercole, ma parla in romanesco, e giocavo appunto su molte coincidenze in qualche modo tra il mio personaggio guida Marcello e la storia mitologica di Ercole, compresa una serie di cose anche, come dire, per esempio di ambiguità sessuale, quando Ercole fila la lana alla dipendenza della regina Onfale, quando si sbaglia e si è vestito da donna, il dio Pan lo scopre che dorme e gli fa il
servizio pensando che sia una ragazza, poi invece se ne accorge al momento, quando fa una figura di merda arrivando in casa dove c'è la regina Alcesti morta e comincia appunto a fare casino perché non gli dicono che c'è un morto in casa. Quindi diciamo è un'intervista a un Ercole che però si tinge molto del mio personaggio guida, del mio personaggio principale, però di fatto è un'intervista, quindi non un racconto. E l'ultimo invece è proprio un frammento che si intitola Il sogno di Ercole, che è uscito in una rivista pugliese che si chiama L'Immaginazione, che era un residuo di una cosa più lunga che pensavo di fare, dove appunto invece questo personaggio diventava Ercole soltanto alla fine, cioè soltanto alla fine veniva assunto in cielo come Ercole, ma invece prima esisteva come personaggio terreno, borgataro, con lo stesso nome, e di questo ho conservato 7-8 pagine, insomma quelle che mi sembravano venute meglio, e le ho messe lì, ma ancora con l'intitolazione scena 15, scena 17, scena 26, appunto come se fossero scene staccate. Quindi ecco, pensando a un libro fatto così, che più o meno, diciamo così, raccoglie effettivamente tutte le cose che io ho scritto e che non sono esplicitamente romanzi. Già ieri appunto dicevamo che da questo punto di vista è come se nella mia carriera, insomma comunque nei tentativi che ho fatto pian piano di fare scrittura creativa, proprio la dimensione del racconto breve è stata saltata, no? Perché sono passato da alcuni tentativi in versi a un romanzone che non finiva più, appunto lungo circa 600 pagine. E quindi, come dicevo, mi sono appunto fatto domande sul perché è proprio quella la dimensione che invece non mi appartiene. E quindi, pensando appunto a tutte le cose che invece ho scritto e che esplicitamente non sono romanzi, vedo che effettivamente di cose che si possono realmente chiamare racconti ce ne sono poche, forse tre, insomma, forse tre o quattro in queste 10, e comunque appartengono a tipologie effettivamente molto diverse. Quindi da una parte, se vogliamo invece provare a fare un discorso un pochino più complessivo, ho come l'idea che se devo partire dalla mia esperienza di lavoro, è un po' difficile parlare di racconto in senso unitario, cioè bisognerebbe veramente prima intendersi su che cosa si intende per racconto, perché ci sono delle forme talmente diverse di racconto che la lunghezza non dice niente, insomma. Cioè io ho l'impressione che a parità di lunghezza o a quasi parità di lunghezza ci siano delle cose che sono dei romanzi anche se sono 50 pagine e ci sono delle cose che sono dei racconti anche se sono 60. Non so, faccio un esempio, anche lì non ho misurato, ma mi chiedo per esempio tra il racconto di Joyce di cui parlavamo ieri sera, cioè I morti, quello dei Dubliners, e la morte di Ivan Illich di Tolstoi, non so che differenza ci sia in termini di pagine, ma non moltissima, diciamo così. Però è del tutto evidente che I morti non può che essere un racconto, ed è del tutto evidente che la morte di Ivan Illich è un romanzo. Se dovessi dire in che cosa, direi veramente che la discriminante è l'uso che si fa del tempo. In un racconto è come se il tempo, diciamo, non agisse, o agisse soltanto nel momento della stretta finale, quindi ci può essere una lunga preparazione che quasi è un piétiné surplus, diciamo così, dopodiché arriva il momento di resa dei conti, ed è un momento che veramente da quel punto di vista assomiglia alla poesia, cioè è un momento dove l'autenticità di una cosa mai detta improvvisamente rompe, salta fuori, e dopo che è saltata fuori non c'è più niente da dire, se non appunto come dice il protagonista maschile dei morti, cominciava il mio viaggio verso Occidente, no? E quindi
forse una preparazione alla morte, una vecchiaia, qualcosa del genere. Mentre nella morte di Ivan Illich è proprio il tempo che ti consente di far andare avanti la storia, cioè la verità sulla famiglia, sulla sua famiglia e su che cosa significano gli affetti familiari, Ivan Illich ce l'ha soltanto col progredire della sua malattia, cioè se non ci fosse pian piano il tempo che come un orologio scandisce i momenti di progressione del tumore, non ci sarebbe la storia, diciamo così, e quindi non ci sarebbe proprio il nucleo del testo. Per cui a partire per esempio da questa cosa, io penso che effettivamente si potrebbe capire abbastanza bene qual è la dimensione del racconto e che cosa invece ti porta più verso una dimensione del romanzo. Non so, ho l'impressione per esempio che la Metamorfosi di Kafka, che pure anche quella come dimensione è una specie di via di mezzo, insomma, no? Non può che essere un romanzo, perché lì, diciamo, il fatto decisivo avviene all'inizio, non alla fine. Cioè la cosa scioccante è subito all'inizio e dopo è soltanto lo svolgersi nel tempo di questa cosa che lentamente crea l'angoscia, no? Che l'angoscia si accumula man mano, la mela gettata dalla sorella che gli resta nel dorso, che poi marcisce, cioè c'è tutta una serie di piccoli, di micro eventi che lentamente fanno accumulare l'angoscia, ed è proprio, come dire, un uso romanzesco del tempo. Mentre in altri casi, forse altrettanto lunghi, diciamo così, si ha l'impressione che la dimensione invece sia proprio quella di mettere in rilievo una scoperta finale. Nello stesso Encore Simple, per esempio, che è uno dei racconti più belli che esistano, credo, insomma, no? Anche se è vero che si parla di Félicité abbastanza lungo, insomma, eccetera, però la cosa decisiva è il pappagallo, cioè il pappagallo che diventa lo Spirito Santo, alla fine ti fa cambiare completamente l'immagine che tu avevi di questa povera serva, insomma, no? Cioè vedi che tutto il racconto è stato fatto in preparazione di questa scoperta finale. Per cui, come dire, per questo avevo chiamato l'incontro di oggi il tempo e la rivelazione, perché ho l'impressione che effettivamente se vogliamo trovare una cosa che caratterizza il racconto, anche lì una certa tipologia poi di racconti, il racconto direi 8-900 sostanzialmente, il racconto come si è venuto definendo in quei due secoli, no? Quindi il racconto che ti dà una verità su un ambiente attraverso un singolo episodio, attraverso un singolo fatto. La caratteristica è proprio quella, cioè che c'è un precipitare delle cose verso un momento finale di comprensione improvvisa, di illuminazione, diciamo così, mentre il romanzo è fatto di progressione temporale e di modifica delle cose nel tempo, no? Non è un caso appunto che forse il modello del romanzo novecentesco, appunto, che è la Recherche, comincia con la parola tempo e finisce con la parola tempo, no? Comincia con longtemps e finisce con dans le temps, perché effettivamente il tempo è il principale attore del romanzo. Naturalmente non in tutti i romanzi è così, eccetera, e poi evidentemente è ovvio che ci sono delle forme intermedie difficilmente definibili, insomma. Io non so, per esempio, di fronte a una cosa, a una specie di racconto come Casa d'altri di D'Arzo, che anche quello non so quanto sia, ma siamo sulle 70 pagine grosso modo, insomma, quindi non saprei dire esattamente a quale delle due cose appartiene. Tenderei più alla tipologia racconto, diciamo così, però effettivamente poi c'è questa storia che si crea tra il prete e la vecchia, effettivamente ha dei gradini successivi, no? Cioè c'è tutto un gioco
erotico sostanzialmente, di negarsi, di una rivelazione che non viene mai fatta, anche se poi è vero che alla fine, quando lei, appunto, come una ragazza che si vergogna, gli dice si volti, no? Come se lei dovesse spogliarsi nuda, e poi gli dice la cosa vera, insomma, no? Cioè, volevo sapere se si poteva finire un po' prima, parlando della sua vita, no? Quindi sostanzialmente chiede una dispensa di suicidio. E beh, effettivamente allora lì uno ha l'impressione che tutto il racconto sia stato fatto per quella battuta, cioè che effettivamente lì ci sia la stretta, come appunto come succede nei racconti. Per cui appunto, evidentemente, come in tutte queste cose tagliate un po' con l'accetta, ci sono delle cose intermedie. Detto questo, su questo veramente mi piacerebbe che poi discutessimo, insomma, no? Su questo e anche sulle tipologie delle forme brevi, insomma, sulle tipologie di racconto. Se voi, tra l'altro, quest'anno qualcuno di voi, insomma, so che segue un corso su questo, probabilmente avrete proprio parlato anche di queste cose. Volevo finire un attimo tornando a riflettere, diciamo, sul perché io ho tutta questa difficoltà nello scrivere i racconti. Non so, io ho come l'impressione che probabilmente per essere dei buoni scrittori di racconti devi avere una specie di sicurezza del contesto, cioè devi stare talmente a tuo agio nel contesto generale che ti basta allora prendere da questo contesto un elemento e lì ci fai stare tutto, cioè riesci a concentrare una serie di cose dentro questo minimo contesto. Mi vengono in mente due o tre esempi, appunto, di grandi scrittori di racconti e quasi solo di racconti, e in tutti mi sembra che la cosa che prevale è la enorme conoscenza, diciamo così, dello strato sociale che raccontano. Uno è Chekhov. Nei racconti di Chekhov, che sono di dimensioni molto varie, come sapete, ce ne sono di due pagine, ce ne sono di quasi 100, insomma, eccetera, però si ha come l'impressione che quel mondo russo lì gli è talmente connaturato, gli è talmente, però lo conosce così bene, che allora davvero puoi prendere una signora col cagnolino, puoi prendere due che stanno viaggiando in una carrozza, puoi prendere un pezzetto qualunque di quel mondo e lì dentro puoi farci stare tutto. Lo stesso l'America di Carver, cioè anche lì ho l'impressione che un certo milieu di un'America provinciale, medio benestante, insomma, eccetera, gli sia talmente noto, tendente al basso, insomma, no? Quindi tra l'operaio e il medio benestante, gli sia talmente noto che anche lì basta prendere un pezzo, una fetta, e puoi concentrare tutto in quella cosa lì. E l'altro, direi, è Pirandello, insomma, no? Anche lui si ha come l'impressione che abbia un mondo interiore talmente preciso, talmente autolimitato volontariamente, insomma, no? Una tematica che è quasi come una scacchiera di scacchi, dove ormai tutto è talmente preciso che allora ogni pezzo può diventare simbolico del tutto, diciamo così, tant'è vero che poi spesso in lui succede che prende un racconto e lo fa diventare una commedia, quando gli chiedono a teatro commedia che lui non ha, prende un pezzo di racconto e lo dilata, lo fa diventare una commedia, perché appunto il racconto è un concentrato, una specie di miniatura di tutto il suo mondo, di cui lui ha una piena certezza. Io ho l'impressione che, appunto, se invece uno non è sicuro del suo contesto, cioè se uno ha più l'impressione di navigare in una roba, in un blob che sta continuamente cambiando e che lui non capisce, è difficile riuscire poi a quintessenziare questa cosa in un racconto, perché non lo sai neanche tu che cos'è la cosa più importante, e quindi prevale un altro elemento, che è appunto l'elemento del voler capire. E allora, se tu vuoi capire una cosa che non conosci,
provi, come dire, a utilizzare tutte le cose che hai a tua disposizione, no? E quindi naturalmente poi cerchi di metterci molti personaggi perché ognuno rappresenta una cosa, cerchi di far passare del tempo per vedere come il tempo cambia appunto l'attitudine delle persone, per cui non so, almeno per me, per come lo sento io, è un segno di, per me è un segno di impotenza conoscitiva. Perché le poesie è una cosa diversa, perché appunto, come dicevamo ieri, se tu sei un poeta, io fortunatamente o purtroppo non lo sono, non hai questo problema, perché in un istante tutto ti è chiaro, poi magari dopo 10 minuti non lo sai più, però in quel momento tutto ti è chiaro, no? E invece, come dire, se non hai quella cosa lì e lo stesso il mondo ti sembra appunto qualcosa di indecifrabile, con dei movimenti di lunga portata che tu non capisci bene, perché non ti fidi di quello che ti dicono, di quello che sta cambiando, perché ti sembrano tutti movimenti di piccolo cabotaggio, mentre hai l'impressione che stiano cambiando delle cose più di fondo. E allora in quella condizione lì, riassumere tutto in una forma breve credo che sia effettivamente molto, molto difficile. Penso insomma che effettivamente questa mia renitenza al racconto sia legata soprattutto a questa forma di impotenza che dicevo adesso. Vabbè, io a questo punto avrei finito, e visto che ci sono 3/4 d'ora, veramente mi piacerebbe a questo punto che, visto che siamo anche meno, eccetera, provassimo a discutere un po', ditemi quello che vi è venuto in mente, e ne parliamo come se fossimo a un seminario, insomma. Va bene, fermo qua. Quindi con meno difficoltà di ieri nel parlare. Tanto. Comincio io magari con una domanda. Io volevo chiederle una cosa riguardo anche a quanto ha scritto nella postfazione dei romanzi, sì, che però riguarda anche i racconti. Okay. Perché lì scrive che appunto la Magnifica Merce erano inizialmente, cioè che l'aveva pensato di creare una sorta di trilogia in cui la terza parte avrebbe dovuto ricalcare il Decameron, dopo che, sì, la prima in teoria doveva ricalcare appunto la Divina cioè Dante, la seconda, sì, Petrarca, il Canzoniere, sì, e bisogna la pure avere dei modelli, dice Woody Allen, sì, quando gli dicono ti credi Dio, io, no? Certo. Bisogna puntare in alto qua, sì. Esatto, sì. Allora niente, volevo chiederle un po' meglio se ci poteva chiarire questa dialettica, questo dialogo forse fra la forma, appunto una forma lunga e una breve, e quindi anche come quei racconti lì, sì, immagino anche il primo col personaggio di Marcello, insomma come stanno, in che rapporto con invece Troppi Paradisi, sì, oppure con questo passaggio, sì, fra queste due parti. No, è vero che proprio credo, insomma, per la cosa che stavo dicendo alla fine, cioè per questa specie di incertezza del contesto, mi riesce meno difficile pensare a racconti che però siano inseriti in un contesto molto più grande, perché a quel punto i racconti potrebbero sembrare delle esemplificazioni, no? Cioè la vicenda narrativa ti porta a un certo punto dove c'è un certo, come dire, un certo perché da spiegare, dopodiché c'hai un racconto che te lo distende, te lo spiega meglio, no? Questa cosa dei racconti inseriti dentro i romanzi mi è sempre interessato molto, proprio della forma romanzo, perché trovo che sia è difficile da fare, ma quando c'è una cosa molto bella, perché ti fa anche cambiare ritmo, no? Nella lettura, a partire da Petronio, i racconti che sono inseriti dentro il Satiricon effettivamente ti fanno cambiare passo, no? La cosa, come si chiama, la matrona di Efeso, della vedova appunto che incontra il soldato, eccetera, o l'altra cosa del licantropo, quella appunto dell'uomo che diventa lupo e poi in quanto lupo viene ferita una spalla e poi però quando lui lo vede l'uomo c'ha la ferita alla spalla, eccetera. È come se dietro il pretesto, come dire, effettivamente di dare un plus, qualcosa di più al racconto, però è come se effettivamente lì si cambiasse passo, e non è solo una dimostrazione di abilità, ma
è una specie di dinamica che si crea, no? Come nei racconti inseriti nel Don Chisciotte, per esempio, no? Cioè c'è un mondo arcadico, di sogno, eccetera, eccetera, che gioca a rimpiattino ed è ironico rispetto invece al sogno pazzoide di Don Chisciotte. Per cui quel meccanismo lì, cioè il meccanismo di creare un movimento, per non dire una dialettica, insomma, tra il racconto lungo che si distende col suo passo un po' pesante, un po' elefantiaco, eccetera, e dei racconti brevi che invece gli diano una scossa, mi è sempre piaciuto, e per questo appunto avevo pensato all'inizio che quello che poi sarebbe stato Troppi Paradisi poteva contenere al suo interno i tre racconti che poi sono finiti nella Magnifica Merce, quindi non il dialogo iniziale, che quello è stato quello che poi invece ha fatto coagulare come libro a sé stante quella cosa là. Ma siccome quelli invece li avevo scritti prima, io li avevo pensati come racconti da inserire dentro Troppi Paradisi, perché appunto lì allora questo problema che il racconto deve dire già tutto di suo non c'è, perché appunto c'è il resto del romanzo che entra in dialogo con i racconti stessi. Per cui sì, effettivamente è vero che lì c'era questa cosa, e poi a un certo punto proprio all'altezza, diciamo così, della Magnifica Merce, quindi quando già avevo in mente Troppi Paradisi e stavo già di fatto buttando giù delle prime versioni, eccetera, e il Troppi Paradisi come poi è uscito, lì per me c'è stata proprio una specie di crisi forte, che credo anche poi dal punto di vista diciamo così pubblico, insomma, no, del destino commerciale dei miei libri, è stato una specie di scatto verso una vendita molto superiore dopo, insomma, eccetera, quindi lo stesso editore, no, mi ha detto: guarda che tutto si è giocato lì intorno alla Magnifica Merce, perché prima erano, come dire, libri di nicchia, un po' per professori, diciamo così, e invece dopo sono diventati anche libri per un pubblico un po' più ampio. La crisi è stata l'incontro con Marcello, come se a un certo punto, io credo che ogni tanto succeda agli scrittori, cioè incontri il personaggio che è lui che comanda, no? E quindi incontri un personaggio che tu non riesci più a contenere, come è successo a Pasolini con Ninetto, insomma, no? Cioè è lui che ti fa cambiare modo di scrivere, perché evidentemente ti fa saltare tutta una serie di categorie per cui tu non sei più quello di prima, non ci puoi fare niente, e appunto l'incontro con Marcello per me è stato quello. La prima cosa infatti che mi è venuto in mente di fare appena incontrato la persona reale, la persona empirica che poi nei libri si è chiamata Marcello, è stata quella di prendere un registratore e metterglielo sotto la bocca, no? Perché capivo che io non avrei potuto restituire l'interezza sua se non rubandogli le parole. Dopodiché poi ho capito che fare quella cosa lì è una cosa molto stupida, perché se tu prendi un registratore e lo sbobini risulta incomprensibile, e quindi bisogna invece reinventarlo, cioè il linguaggio lo devi riscrivere tu, perché non funziona, diciamo, è come prendere un microfono quando tira vento e sperare di prendere il rumore del vento, tutti i rumoristi lo fanno, si fa con la carta, insomma, non si fa prendendo il vento da fuori, però... effettivamente il primo istinto è stato: sono io che mi metto al tuo servizio e non viceversa, e quello non mi era mai accaduto con nessun personaggio, per cui lì probabilmente c'è stato qualcosa. E allora poi a un certo punto mi sono detto: allora se è lui che comanda, io questo dialogo con lui lo devo mettere in testa a qualcosa. E allora poi, siccome c'era bisogno di fare un peso, eccetera, ho strappato i racconti e li ho messi lì, il che poi credo invece ha abbastanza snellito, troppo, insomma, snellito, un libro comunque di 400 e passa pagine, però forse insomma lo ha reso meno pesante di come sarebbe diventato. E soprattutto poi lì invece Marcello c'era già, per cui l'operazione che poteva sapere un po' di muffa, perché appunto come l'avevo pensato sembrava appunto un Don Chisciotte
postmoderno, eccetera, e quindi sarebbe stato probabilmente ancora un libro per professori, poi invece nella seconda metà del libro è diventata decisamente un'altra cosa, no? Per cui lì è stato proprio il momento di crisi, diciamo, del mio lavoro, che ha proprio coinciso con questa espulsione dei racconti dal totale di un romanzo pensato appunto come un romanzo con racconti inseriti dentro, come invece in Un dolore normale c'erano inserite dentro le poesie, quindi una specie di analogia. E ha cominciato a diventare un'altra cosa. Io ho una domanda che non c'entra col racconto, ma c'entra con quello che lei diceva sul contesto. Sì. E si riallaccia al problema del realismo e della letteratura come forma conoscitiva, e un po' a quello quindi che diceva ieri. Ieri a un certo punto, parlando contro il romanzo impegnato, lei ha detto che la letteratura non è un'arma contundente. Sì. Ora io condivido completamente la sua critica al romanzo impegnato, che trovo limitato e limitante della forma romanzo. Però mi chiedo se invece non ci sia un aspetto contundente nel romanzo realista in generale e anche proprio nel suo modo di fare romanzo, nel senso, se non c'è una vis polemica che stimola l'esplorazione del contesto. Io credo ci sia in molti romanzi realisti, credo ci sia per esempio in Madame Bovary, il sottotitolo lo dice in un certo senso, no? E mi sembra che ci sia anche nei suoi romanzi, anche in Resistere non serve a niente. E quindi mi chiedevo come lei coniuga nella sua concezione del realismo questo aspetto che ha qualcosa di, come dire, ha una coscienza appassionata, diciamo, no? O comunque orientata da un, anche lei diceva, la stranezza, da un desiderio sovversivo di un certo tipo di normalità. Sì. Che mi sembra abbia qualcosa di più appassionato, direi, di più orientato piuttosto che soltanto vedere il dorso delle cose. Diciamo, in Giotto sì. Non c'è forse l'idea di distruggere il crocifisso mostrandolo da dietro. Certo. Nella sua scrittura vedo qualcosa di più, di diversamente potente, direi. Sì, sì. No, forse ha ragione. Allora, io ieri, quando così dicevo non è un'arma contundente, dicevo questa cosa in un senso molto ristretto, no? Cioè non è una pietra che puoi buttare addosso al nemico, diciamo così, quindi stavo pensando a una cosa proprio militante, perché appunto dicevo gli scrittori forti, anche quando partono con l'idea di una letteratura che sia assolutamente militante, di fatto poi hanno delle contraddizioni interne che li rendono comunque più ampi, no? L'esempio immediato che viene è Brecht. Brecht spesso pensa alle sue cose come se fossero appunto delle armi da gettare contro il nemico, penso soprattutto a certe poesie innografiche, diciamo così, no? Queste cose che sembrano quasi dei canti di battaglia, cose di questo genere, dopodiché poi scrive le poesie sul ladro di ciliegie, scrive le poesie su lui che con suo figlio va a coprire l'albicocco che sta morendo di gelo nell'isola danese, eccetera, e quindi c'è tutta una dimensione che diventa ben più che militante, no? O anche la teoria dello straniamento, per cui se vai a teatro non devi assolutamente identificarti con i personaggi, dopodiché io sfido chiunque a vedere Madre Coraggio senza identificarsi con Madre Coraggio, cioè se no non vai a teatro. Quindi, come dire, lì lo intendevo in un modo veramente molto, molto stretto. Dopodiché invece è diversa la cosa che dice lei, cioè usare il realismo in due modi diversi, e lì effettivamente penso che ci siano proprio due tipologie, o forse anche più di due, insomma, differenti, perché una cosa è usare il realismo come appunto se fosse uno specchio che uno si porta in giro e che fa vedere, tutto quello che ci sta intorno, no? E quindi diciamo così un realismo, chiamiamolo così, olimpico, di uno che, come dire, che ha la serenità necessaria per mostrarti le cose come effettivamente ha l'impressione che siano.
Un'altra cosa invece è il realismo incazzato, cioè qualcuno che invece ti fa vedere le cose e ti dice, e dentro ti dice, vedete che sono così e non come dite voi, no? Quindi c'è appunto una vis polemica, come lei diceva, c'è una rabbia, c'è una voglia anche di distruggere quello che si sapeva prima, o di difendere un certo strato di realtà che invece si considera non sufficientemente valutato. Il realismo di Pasolini, Ragazzi di vita, è uno che dice, guardate che io nelle borgate ci sono stato, lì c'è quella roba lì, no? Quindi non fate finta che i contadini sono quelli del neorealismo degli anni 50 e gli operai sono quelli là, cioè il sottoproletariato esiste ed è questo, adesso ve lo faccio vedere, no? Per cui lì è vero che effettivamente, su questo non ho mai riflettuto per iscritto, però è vero che ci sono proprio due atteggiamenti diversi di essere realisti, no? Uno, come dire, è il realismo di Ariosto, no? O di Goethe, per cui tu puoi effettivamente raccontare le cose come se fossero o un gioco del destino, del caso, o una reazione chimica, cioè qualche cosa che comunque ha una sua oggettività. Un altro invece è il realismo di Céline, cioè appunto raccontare per sbattere sulla faccia del lettore delle cose che il lettore non vuole vedere. Io ho l'impressione che effettivamente sono più di questa seconda categoria, non riesco a scrivere se non con qualche meccanismo di rabbia, diciamo così, di rabbia o di amore, che poi è la stessa cosa, no? Cioè di amore per alcune persone che sono invece tagliate fuori, eccetera, che è poi l'atteggiamento di Dostoevskij, per esempio, no? Che rispetto alla militanza ha molti dubbi, basta leggere I demoni, naturalmente, però poi invece ha un amore enorme per quelli tagliati fuori invece dalla società, eccetera. Forse il libro dove questa cosa è un po' caduta, ma non so se lo sia caduta del tutto, è proprio quello sulla finanza, perché lì, come dire, provavo a stare un po' indietro e semplicemente a raccontare un certo mondo come funziona. Però poi anche lì, insomma, non fino in fondo, perché poi quando le due ragazzine gli sputano in faccia, in realtà è una specie di giudizio implicito su quel mondo. Però sì, forse quello è quello, diciamo, dove la motivazione è stata meno guardate che le cose non sono come dite voi, no? Era più una cosa del tipo adesso proviamo a vedere un po' che cosa c'è dietro questa cosa di cui si parla tanto, che è già un atteggiamento un po' diverso, mentre in questo che sto scrivendo ora invece sicuramente è così. Sì, dite che i preti pedofili sono infami? Adesso ve ne faccio vedere uno, vediamo se è vero, insomma. Che quindi è più un'altra cosa, no? Siete disposti a chiamare infame Don Milani? Tutti quanti? Siamo proprio sicuri? E quindi è, come dire, anche lì di nuovo un po' una sfida. Credo effettivamente che ci sia un realismo di sfide, che ci sia un realismo di rispecchiamento, diciamo così. Poi lì il discorso si fa grosso, bisognerebbe effettivamente dedicarci un corso su questa cosa, perché in effetti bisognerebbe tirare fuori esempi, provare a vedere se è vero, ma così a occhio direi di sì. Su, dite quello che pensate senza troppi problemi, dai. Sempre continuando appunto sulla cosa dei racconti, sì. Molto all'ingrosso in effetti. Scusate, ma tra l'altro, come si fanno i seminari, potete anche parlare tra di voi, non è che sia proibito. E, continuando all'ingrosso sulla distinzione del racconto ottonovecentesco come in buona parte meccanismo narrativo con un ictus finale che poi diciamo riassume un po' il tutto. E in effetti in questo senso non è in effetti la sua misura anche nella Magnifica Merce, perché io l'avevo sempre visto
che oltretutto è un racconto molto bello e lo consiglio, è una specie di contenitore di troppe cose, insomma, una specie di gioco di così tanti rimandi che alla fine non si capisce neanche bene dove vada a parare, in qualche modo, che è anche un po' il bello di quel racconto. E il protagonista, che poi fa una brutta fine, ma in realtà sembra che il racconto non concluda, insomma, che ci sia un senso ulteriore, che quella poesia un po' kitsch finale non spiega, non riassume, non sintetizza. E quindi c'è la forma teatrale, il romanzo autobiografico in qualche modo, il travestimento, le regole per il perfetto escort, il decalogo del perfetto escort, la nota dell'autore che fa un commento su quello, la finta scheda tecnica dell'escort. In questo senso quello forse potrebbe essere quasi un abbozzo di romanzo, insomma, una prova di romanzo. Poi c'è, cioè, che anticipa in qualche modo Troppi Paradisi. E poi diciamo dopo c'è un altro libro che mi chiedo come mai ha tenuto fuori, che è Il Contagio, che alcuni, per esempio Ferroni, hanno definito come un libro di racconti. Il Contagio comincia con un falso racconto, cioè con una testimonianza che poi si rivela essere un racconto dato a nuovi argomenti, e poi sono sostanzialmente scorci di vita messi l'uno in fila all'altro, focalizzati su vari personaggi che non seguono forse l'ictus del racconto ottonovecentesco, ma sono sostanzialmente racconti tenuti insieme dal collante dell'autofinzione del professore, diciamo. Beh, no, soprattutto tenuti insieme dalla casa. E dalla casa sul modello di Perec, una specie di iporomanzo, diciamo, qualcosa del genere. Sì, sì, questo è abbastanza vero. Forse lì il modello che io avevo in mente, più che per Eck, che era poi ovvio quando ho fatto la cartina, però insomma a livello invece più creativo, diciamo, nel momento in cui tu non sai bene perché pensi una certa struttura, ma ti viene di pensarla così, che è il momento delicato, diciamo, della scrittura, quello tra l'altro dove la critica letteraria sa agire di meno, perché naturalmente la critica letteraria agisce sul prodotto finito, no? Mentre invece il momento delicato spesso è proprio quello della progettazione, cioè il momento in cui tu immagini una forma e tu stesso non sai spiegare bene perché la stai immaginando così. Il modello era proprio Ragazzi di vita. Io evidentemente non me ne sono reso conto perché stavo facendo di tutto per allontanarmi da Pasolini e per fare una specie di anti-Pasolini, però Ragazzi di vita, quando uscì, in perfetta buona fede, per esempio da Cecchi, venne recensito come un libro di racconti, perché in effetti anche lì è molto curioso, perché il protagonista, diciamo, romanzesco, che dovrebbe essere il Riccetto, per una buona metà del libro è in galera e quindi non se ne parla per niente, cioè non c'è, e sono invece appunto una serie di racconti che potevano, e in effetti poi lui li aveva fatti prima, no? Li ha messi insieme, che sono il bagno nel fiume, che sono appunto l'episodio di quello che va a puttane e poi ammazza la madre, insomma c'è tutta una serie di cose, che e di fatto è una serie di racconti tenuti insieme da un filo esile, che è narrativo, quello dell'incattivimento del Riccetto, no? Cioè il ragazzino che si butta per salvare la rondine a Tevere all'inizio, e che non si butta per salvare il bambino nella stessa situazione nell'acqua alla fine, e invece l'occhio di chi guarda, ovviamente, cioè appunto come il professore nel Contagio, lui che appunto non ci sono scene d'interno perché evidentemente non lo facevano entrare in casa, quindi è tutto un romanzo che si svolge all'esterno proprio per quello, perché lui descrive solo quello che vede, no? Quello che guarda. Quindi sì, probabilmente il Contagio è un insieme di racconti, però appunto anche lì credo che valga un po' quello che però dicevo all'inizio sulla incertezza del contesto, cioè anche lì la serie di racconti sono motivati dal fatto di trovarmi di fronte a un ambiente che invece non conosco affatto e comincio un pochino a conoscerlo attraverso dei sondaggi, quindi sono come
degli ami buttati a vedere che cosa raccogli, no? E raccogli un personaggio, raccogli una situazione curiosa, un po' anticonformista, e poi raccogli un'altra cosa, e sei sicuro che lo puoi fare perché c'hai un amore di fondo. Lì forse diciamo, è curioso dal punto di vista di voi che lo vedete a prodotto finito, invece l'origine, perché lì effettivamente invece nacque veramente come una proposta di reportage. A un certo punto mi telefonò Ferrara, per cui avevo scritto alcune cose sul foglio, e mi disse: guarda, siccome noi per l'edizione domenicale facciamo un'edizione più spessa, se noi ti dessimo una pagina del domenicale del foglio tutte le settimane, tu te la sentiresti di raccontare le borgate romane? E io ho detto: Giuliano, forse no, perché ci vado qualche volta, ma non è il mio mondo, non è il mio ambiente. Insomma, io vivo in centro, conosco dei professori universitari, così. E lui però mi ha detto: vabbè, pensaci, vedi un po', insomma, perché avevo scritto alcune cose sul foglio dove effettivamente un pochino, diciamo, il mondo, quel mondo lì era rappresentato. E io ho cominciato da uno che ha un grosso superiore a dire: beh, se per caso devo fare questa cosa qui, allora mi devo documentare, no? E ho cominciato a fare il giro delle sette chiese, quello ufficiale, cioè andare prima dall'assessore alle periferie. Mi sono fatto spiegare dall'assessore alle periferie le cose, questo mi ha dato un plico così di documenti su tutte le iniziative che loro avevano fatto, eccetera eccetera. Poi ho cominciato a fare il giro delle parrocchie, ho cominciato a parlare con i preti, che anche loro mi davano una serie di indicazioni. Poi sono andato effettivamente alla cooperativa, quella lì di Coso, quella che adesso è, come si chiama, 23 giugno, qualcosa del genere, dove questo signore che adesso è in galera mi ha presentato alcuni ex detenuti che mi hanno raccontato le loro storie. Però più andavo avanti a fare questo lavoro, diciamo così, proprio di documentazione per bene, e meno ero convinto di scrivere queste cose per il foglio, perché mi sembrava di rimasticare male delle cose che forse un sociologo avrebbe potuto dire molto meglio, e quindi insomma non riuscivo a trovare un filo che desse senso all'operazione. Stavo pensando: sto buttando via dei mesi inutilmente. E poi invece è come se a un certo punto ho avuto l'idea che tutto poteva cambiare proprio, cioè che dovevo cominciare da un'altra parte, e ho detto: così non cavo un ragno dal buco, partiamo invece dai viaggi in macchina che faccio con la persona appunto che poi è Marcello. E lì tutto è cambiato, perché effettivamente allora andare con lui, cioè con una persona che in quel momento amavo in modo abbastanza autodistruttivo, però farmi accompagnare da lui quando andava a cercare la cocaina, e c'erano delle attese anche di mezz'ora, 40 minuti, perché il pusher non si presentava, le incazzature, le cose, poi veniva ma non c'aveva la roba buona e bisognava andare da un altro, e quindi cominciare a girare le borgate in quel modo lì, lentamente ho capito che mi stava dando un filo. E quindi poi ho cominciato a parlare coi suoi amici, e quindi a entrare nelle borgate, diciamo così, dal basso e non dalla cosa dell'ufficialità, eccetera. E quello a un certo punto mi ha dato l'aggancio, e poi lì è nata una cosa per cui il foglio non c'entrava più niente, diciamo. Però appunto, essendo nato così, probabilmente la dimensione in realtà non è veramente quella del racconto, è quella del sondaggio, che è un po' diverso, cioè come se io andassi lì e facessi dei carotaggi dentro quella cosa, tirando fuori quello che potevo, con molta parzialità. E quindi appunto una cosa che io, senza che io volessi, era molto direzionata, come in effetti poi era direzionato Ragazzi di vita, perché in realtà sono libri falsamente realistici, cioè che danno l'illusione di raccontare davvero un ambiente, mentre il difetto di campionatura è enorme, cioè qualunque sociologo ti direbbe: non si può fare così,
perché per esempio non puoi raccontare come fa Pasolini le borgate avendo come protagonista solo dei maschi dai 15 ai 20 anni, insomma, no? Ci sono i vecchi, ci sono le donne, dove sono finite, no? E così nel mio mi sono accorto che per esempio ho raccontato delle borgate senza extracomunitari, che non aveva senso già a quell'epoca lì, adesso sarebbe una follia, ma già nel 2004, 5, non so, no, forse nel 2008, sì, nel 2008, già non aveva senso, perché già c'erano i cinesi, già c'era tutta la lotta dei rumeni per il coso della droga, eccetera, eccetera. Però era un mondo in cui l'amore non mi avrebbe mai portato, no? E quindi la guida era una guida molto soggettiva, che quindi ti porta appunto a una campionatura estremamente unilaterale, diciamo così. Però ecco, credo che ci sia differenza tra un sondaggio che nasce appunto da una campionatura molto unilaterale e invece la capacità che uno ha, conoscendo invece bene l'ambiente, di quintessenziarlo in un racconto. Per cui sono racconti, per modo di dire, diciamo che sono invece abbozzi di conati di romanzo, che a un certo punto c'è un filo che li tiene insieme, ecco. Ecco, io mi ricollegherei al contagio, anzi partirei dalla fine del contagio per farle una domanda un po', insomma, che magari esula anche dalla riflessione letteraria, narratologica. Esuliamo. E proprio dalla fine del contagio, che è stato il momento in cui, diciamo, una delle scene finali dell'esilio degli dei, diciamo, dalle borgate, sì, che è stato uno dei momenti in cui, diciamo, leggevo le sue opere già da tempo, c'è stato un click in cui ho capito, ma effettivamente, probabilmente in Walter City è centrale e anche ben nascosto finora, o comunque camuffato intellettualmente attraverso dei riferimenti piuttosto precisi, come a Girard, al Girard di Menzogna romantica e verità romanzesca, un autentico interesse, un'autentica questione del sacro. Lo chiamo sacro per non chiamarlo, appunto, io penso che sia qualcosa, penso che ci sia un'evoluzione, diciamo, nella sua opera da Scuola di Nudo fino alle ultime, che insomma, pur partendo da una posizione marcatamente girardiana, da un Proust Dostoevskij, lei abbia preso progressivamente sempre più sul serio la questione del sacro, dell'assenza del sacro, che chiaramente, insomma, è ricollegabile a riflessioni sulla modernità in sé, sulla secolarizzazione, sì, quello che vogliamo. Quindi, da un lato mi colpisce molto che lei stia scrivendo adesso un libro, cioè quasi arrivato alla quintessenza, diciamo, di questa questione, e un libro su un prete che ha la fede. E, dall'altro, appunto, questa è una cosa che ho pensato proprio poco fa, non è una questione avulsa, se vogliamo, appunto, da tutto quello di cui si parlava ieri o anche da quello che si è parlato in parte oggi, su che cosa sia il realismo. Riprendendo l'esempio di Giotto, c'è un crocifisso che vediamo da dietro, ma probabilmente l'asintoto, diciamo, a cui tende il realismo, quello che effettivamente vorrebbe, o almeno un certo tipo di realismo, io penso il suo realismo, sarebbe quello di anche violentemente girare questo crocifisso. Ho capito, sì, ho capito. No, non esula mica tanto, a dire la verità. Dunque, sì, allora...
all'inizio, allora vabbè, diciamo in generale, io non so perché, ma credo di essere un temperamento fondamentalmente religioso, strano per uno che in effetti poi non ha avuto una storia religiosa, insomma vengo da genitori comunisti che mi hanno battezzato perché dicevano vabbè, quello bisogna farlo tutti, però non mi hanno mai mandato in chiesa, insomma eccetera, perché poi saggiamente dicevano quando è grande ci penserà lui, no? Io poi ho avuto una specie di crisi religiosa intorno ai 15-16 anni, perché nel nostro, insomma, nel paesino dove stavo era venuto un prete di quelli molto sportivi, diciamo così, no? Un dossettiano di sinistra, appassionato di macchine da corsa, infatti aveva fatto un monumento automatari erede gubernatorum memoria, appunto lì accanto alla chiesa, che vestiva con un maglione, giaccone di pelle, insomma così, e faceva delle messe molto democratiche, per cui non so, si leggevano dal pulpito i bilanci economici della parrocchia, insomma c'erano tutta una serie di cose di questo tipo, e mi avevo un po' attratto nella sua orbita, per cui avevo cominciato a leggere un po' di roba teologica. Mi ricordo una lettura di Bonhoeffer per esempio abbastanza sconvolgente, fatta a 16 anni così, poi però respinto abbastanza rapidamente dalla pervicace stupidità di questo nel negarmi la soluzione quando andava a confessarmi, no? Perché io gli confessavo certi pensieri, lui diceva io ti posso dare la soluzione se mi prometti di non farli più, e io dicevo non posso prometterglielo perché lo so che se poi mi ricapita li rifaccio, e lui mi diceva allora non ti posso assolvere, e tutte le volte gli altri facevano la comunione, io no. Dopo 3 o 4 mesi ho detto vabbè, sapete che c'è, me ne vado e basta, perché adesso poi invece leggendo i gesuiti ho scoperto che c'è un sistema per uscire anche da questa trappola, ma evidentemente lui non lo conosceva e quindi vabbè, chiuso. No, per dire che effettivamente non ho avuto contatti con la religione reale del nostro paese, però appunto come dicevo ieri, questa sensazione che vivere e basta sia troppo poco effettivamente è una sensazione che è dei temperamenti religiosi, credo, perché effettivamente gli altri, cioè gli dovrebbe andare bene, vivere deve essere perfino troppo in un certo senso, no? Quindi questa cosa qui all'inizio dico del mio lavoro di scrittore si è manifestata soprattutto come negazione del mondo presente, no? E quindi tutta la cosa del gnosticismo, per cui questo mondo qui è un mondo che è la cattiva copia di una roba che il Demiurgo non aveva capito bene come funzionava, e quindi ha fatto una roba così un po' abborracciata e prima ce ne usciamo meglio è. Dopodiché c'è stata una specie di identificazione, quella sì pasoliniana, tra il sacro e la corporeità, no? Per cui un certo tipo di corpi erano, diciamo, un contenitore del sacro di per se stessi, e quindi una cosa, un'identificazione abbastanza decadente tra il sacro e l'infame, insomma, no? Quindi appunto dostoevskiana, cioè quello che è più disprezzato, che è più basso, però contiene anche una scintilla, diciamo così, che potrebbe distruggere questo mondo, e così. Dopodiché in realtà nei libri successivi, penso alle cose sulla televisione o anche quelle sulle borgate eccetera, ma soprattutto quelle sulla televisione, una cosa che ha cominciato a girarmi nella testa è stato non tanto la negazione del sacro contemporaneo, ma le trasmutazioni del sacro nel contemporaneo. Per esempio, dove si va a nascondere il sacro che diciamo che la società nega in termini evidenti, in termini espliciti, per esempio nella tecnologia, no? Cioè il fatto che come dire, sempre di più noi maneggiamo cose che non sappiamo come sono fatte dentro, e quindi le personifichiamo, no? E quindi parliamo del computer o dello smartphone eccetera come se fossero delle persone, perché appunto hanno una volontà loro che spesso noi non riusciamo a dominare eccetera eccetera, e quindi appunto questa specie di bisogno di idoli che però appunto sono molto mondanizzati, reificati, eccetera, eccetera, e contemporaneamente invece la sensazione che diciamo i detentori della parola
fossero invece sempre meno capaci di difenderne gli aspetti forti e sempre più invece appunto mondanizzati e capaci di fare soltanto prediche del tipo i poveri, le cose, insomma, eccetera. Quindi che diventasse non più un problema di teologia, ma un problema di impegno sociale o cose di questo genere, insomma, no? La teologia del terzo mondo, quelle cose lì che poi se vai a grattare sotto, come dire, di pensiero teologico c'è veramente molto poco, c'è semplicemente del marxismo travestito da cristianesimo, insomma, ecco. Per cui è vero che quando ho fatto il libro sui soldi, sul denaro, dietro c'era una specie di cosa del tipo lì c'è qualcosa di divino mascherato. Perché non c'è dubbio che tutti questi signori che passano la giornata davanti a questi schermi luminosi con delle frecce che gli passano intorno, eccetera, eccetera, che escono la sera con gli occhi così e sentendosi i padroni del mondo, hanno una specie di strano rapporto con una forza onnipotente, più forte di loro, insomma, no? Tant'è vero che loro ti dicono sempre non sono io che faccio le cose, è il sistema, il meccanismo, il cosa, eccetera, eccetera. È la bolla, per esempio, c'è una bolla di denaro che non sappiamo più dove collocare, le banche nazionali sono in crisi perché devono continuare a stamparne, però non possono fare l'inflazione perché altrimenti appunto la gente non compra... Non possono abbassare i prezzi perché altrimenti appunto le aziende falliscono tutte, eccetera, e quindi questo denaro non si sa più che cazzo farne. E quindi il denaro era come se a un certo punto si ipostatizzasse in una specie di sua realtà, appunto come il pappagallo di Felicita. E poi però mi sono anche detto con il cadere, diciamo, dentro di me dell'interesse per questa identificazione del sacro col corpo, che insomma a questo punto non riesco più a sentire come una cosa effettivamente suscitatrice di emozioni, mi sono detto a questo punto però prendo il toro per le corna, cioè se è una vita che sto parlando di assoluto, io nella mia cultura di assoluto uno ce l'ho, è quello là. Proviamo a vedere cosa succede se prendo un personaggio che ci crede. E quindi veramente lo sento un po' come un po' come diceva lei, cioè come un mettere i piedi per terra di una roba che ha risuonato un sacco dentro gli altri miei libri e che a un certo punto cioè non mandava più di fare una cosa montaliana, no? L'aldilà, oltre il muro, però non sappiamo, gli possiamo dare mille nomi, un nome ce l'ha, ecco. Per cui sì, forse sono arrivato un po' a un libro che o lo fallisco completamente o invece, come dire, in qualche modo mi fa mettere i piedi per terra, almeno su quella cosa lì. Io lì mi sono sentito in colpa molte volte, insomma, no? Proprio parlando invece con persone religiose. Una volta, per esempio, parlando con il priore di Bose, si parlava di questa cosa della trasformazione dei personaggi amati in angeli, no? Che è tipica di molta omosessualità, si parlava di De Pisis, insomma, eccetera, così. E lui a un certo punto mi ha detto, ma gli angeli però guarda che sono un'altra cosa, Cioè è una metafora, lo sapete che è una metafora, guardate che non è mica quella roba lì, ecco. Oppure, non so, un'altra volta che era venuto uno del teatro Catacali lì a Pontedera e si parlava appunto di buddismo, di cose di questo genere, io gli facevo questo discorso dell'infinito, il fatto appunto che ritrovavo in certi corpi esagerati una specie di infinito racchiuso dentro un involucro materiale, così, e lui con l'aria veramente stupita mi ha detto, ma scusa, ma se tu sei tanto preoccupato di toccare l'infinito, no? di possedere l'infinito, prendilo, è qui, che problema c'è? Cioè, è tutto, è intorno, noi siamo infinito, quello che vedi è infinito, cioè, qualunque cosa, dov'è sto problema? No? E quindi, come dire, mi sono sempre sentito in falsa coscienza rispetto a questa cosa, cioè di prendere sempre delle scorciatoie, di chiamare sempre quella cosa lì con degli altri nomi. No? E per cui poi a un certo punto ho detto, forse, anche se io personalmente ho sempre pensato
come dire, che la cosa che mi si adattava di più sarebbe stato il politeismo, no? Cioè mi convincono di più tanti dei, no? Uno per questo, uno per quell'altro, uno per quell'altro, però anche quella di nuovo per gente che vive nella nostra cultura mi è sembrato una scorciatoia. Cioè a quel punto, come dire, se parli davvero di infinito, se parli davvero di assoluto, beh, come dire, noi abbiamo un banco di prova che è quello lì, un Dio che per come dire, che per realizzarsi completamente si è fatto crocifiggere e quindi ha scelto la pena più infamante di tutte e quindi si è fatto passare alla società per un infame. E se non accetti quello, come dire, allora veramente qui non c'è trippa per gatti, cioè come dire, non puoi parlare semplicemente di teismi vari così, perché sono appunto forme interlocutorie. E quindi sì, probabilmente è vero che c'è. Sa cos'è? Che la parola sacro, a causa di Pasolini, a me mi sta molto antipatica, perché a forza di sentire Pasolini il sacro, mi sono rotto i coglioni enormemente e come dire, il termine sacro quindi mi dava fastidio. Io lo usavo pensando a qualcosa, non pensavo tanto a Pasolini, pensavo un po' più indietro a autori come Spengler, Eliade o... No, certamente, Otto Rank, cioè voglio dire, sono tutte cose, esatto, che ho letto. Però diciamo, ho sempre avuto delle renitenze a usarlo per me, perché mi sembrava, come dire, di copiare una cosa che invece mi faceva antipatia a quel punto. Ora questa cosa l'ho superata e voglio dire, se di sacro bisogna parlare, parliamone pure, no? Cioè, non è... Poi sempre così facciamo un'illusione di dialogo anche, cioè, sì, in Pasolini e poi anche un po' negli altri, ma non voglio fare uno schemone perché non sarebbe neanche corretto, questo desiderio del sacro è anche un desiderio in qualche modo di reazione, un desiderio di spostiamo indietro le lancette perché staremo meglio, che è un po' il succo anche di Sottomissione di Houellebecq, che è un altro autore piuttosto affine a quello che scrive lei e che ha una simpatia sempre più marcata per il cattolicesimo, però io non so onestamente se per quello che fa lei invece il desiderio di reazione lei parla c'è. Di submission? Di sottomissione, sì, di submission, sì. Che romanzo, boh, insomma, a me non è che mi ha fatto impazzire onestamente, però lì c'è la cosa, il desiderio di una fede. L'adesione sembrerebbe francamente più all'Islam che al cattolicesimo. Come? L'adesione sembrerebbe più all'Islam che al cattolicesimo. No, in realtà no, perché lì diciamo la simpatia del personaggio è anche un po' di Houellebecq, perché un po' si capisce, è verso il cattolicesimo, è la religione verso cui lui si sente più portato, però non riesce a crederci fino in fondo. Siccome sostanzialmente è un reazionario che vagheggia la donna in cucina è zitta, e l'Islam gli sembra il progetto politico che lo accontenta di più, allora si converte all'Islam. Dice attraverso Wisman quando va al convento. Sì, esatto, già, sì, certo. Però non ha nessuna simpatia per l'Islam, vabbè, Houellebecq che lo ami troppo, è una cosa di opportunismo, diciamo. Sì. Però non mi sembra che in City ci sia questo spostiamo indietro le lancette, onestamente. Credo, poi non so. Visto che sono vivente, magari provo a rispondere io. Non lo so, mi piacerebbe dire di no, naturalmente, perché fa più figo dire di no, però non ne sono sicuro del tutto, perché il desiderio di spostare indietro o no le lancette, per usare questa metafora, dipende da che cosa c'è avanti, no? Io ho l'impressione che da questo punto di vista o si crede seriamente che la religione sia l'oppio dei popoli, diciamo, no? Ecco, tanto per andare giù piatto, e che quindi una società realmente ben organizzata non ha più bisogno della religione, ecco, mettiamola così. Allora però bisogna che ci sia la possibilità di pensare a una società ben organizzata, il che soprattutto vuol dire una società sufficientemente colta da come dire, organizzare delle forme di amore comunitario che suppliscano quelle ipotizzate dalla religione e che crei una autosufficienza umanistica
per cui non c'è nessun bisogno di al di là. È la cosa di Calvino nella Giornata di uno scrutatore, no? Quando a un certo punto, guardando le suore del Cottolengo e come loro accudiscono i malati, dice: ma siamo proprio sicuri che il comunismo non sia invece un'ideologia per sani, per gente sana? E dice: sulle tessere del Partito Comunista ci sono sempre questi uomini e queste donne super sani, super eccetera eccetera, perché lì l'ipotesi è: riuscirebbe il comunismo con un'ideologia solamente terrena ad avere lo stesso amore per quelli nati con due teste, per quelli che sbavano continuamente eccetera eccetera, che hanno queste suore, che hanno dalla loro parte, diciamo così, la religione, no? Cioè è chiaro che se Madre Teresa dice: io lavo i piedi a un lebbroso e a un mendicante indiano perché in lui vedo Cristo, in un certo senso è facile così, no? È una società che invece sia capace di fare questa cosa senza Cristo è una società molto culturalmente evoluta. Allora, o effettivamente davanti c'è la possibilità di creare una società di questo tipo, e io sinceramente non riesco a vederla questa possibilità, cioè vedo piuttosto davanti delle società che creano sempre idoli diversi, che sono bene o male il travestimento di cose religiose in termini secolarizzati, ma che comunque si fondano su un'illusione delle masse. Cioè non vedo un'educazione delle masse, ma vedo un'illusione delle masse, anche con i sistemi più ultramoderni. Per cui se davanti c'è questo, allora io non è che chiedo di tornare indietro, ma chiedo che quel tanto di irrazionalismo di cui la società evidentemente non riesce a sbarazzarsi abbia un nome, cioè che, come dire, che almeno chiamiamolo col suo nome, società per società. Lì devo dire aveva ragione Terzani negli ultimi anni, no? Quando se ne stava a fare il guru ormai con la barba bianca eccetera eccetera, e prendeva per il culo tutti gli occidentali che aderivano al buddismo, perché diceva: ma cosa andate a fare a recitare le formule che non capite in una lingua che non capite eccetera eccetera? Guardate che il buddismo ce l'avete in casa, se volete, si chiama cristianesimo, cioè le stesse cose le trovate lì, la preghiera esicastica dove c'entra anche la respirazione, le cose, ci potete mettere dentro tutto, cioè ognuno lo faccia con i sistemi suoi, no? Per cui da un certo punto di vista non sento il bisogno, in realtà non lo sentiva del tutto neanche Pasolini, recitava una parte quando diceva i contadini, le cose, insomma, in questa regressività poi di Pasolini non ci ho mai creduto veramente tantissimo, però ecco, quella cosa lì mi interessa poco, insomma, effettivamente, e neanche quella di Houellebecq, cioè la donna che si rimetta in casa, ecco, sinceramente non mi interessa. Da questo punto di vista ho abbastanza curiosità per vedere quello che succede, perfino se dobbiamo andare verso la tragedia, no? Cioè almeno ce la vediamo, né? Quindi in questo senso no, cioè, non ho voglia di nostalgie, ecco, questo assolutamente no. Però, come dire, anche un progressismo capace di tagliare via con nettezza tutta la parte irrazionale di cui le società hanno bisogno, in questo momento non mi sento di nutrirlo. Ecco. Sono le 11:10, se ci sono domande urgenti, bene, altrimenti... Sì, se no concludiamo, perché... il professore deve prendere il treno anche. No, vabbè, non hai problema del treno, se ci sono domande. No, nel senso, se ci sono domande specifiche, sì. Le teniamo ancora, se no si va verso la conclusione. Certo, minacciati così a questo punto. Sì, non volevo distruggere qualsiasi tentativo di intervento. Vabbè, salutiamoci, casomai ci continueremo a parlare via mail, se a qualcuno gli viene in mente qualche domanda all'ultimo minuto. Niente, allora io la ringrazio a nome di tutti, e tutti gli studenti, di aver accettato il nostro invito. E niente, speriamo di poter poi organizzare qualcos'altro anche in futuro, continuiamo un dialogo. Fra due anni, quando esce questo libro, mi piacerebbe venire a parlare con voi dopo che l'avete letto, perché a questo punto mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate.
Va bene, allora la ringraziamo e chiudiamo qui. Sì, sì.